Albertone, ciao Renato, <ride> ciao, buonasera a tutti, bentornati a Scienza Show. Ce l'abbiamo fatta da... Da inizio di luglio finalmente ci siamo, anche di Scienza Show. Come Cinque stai Alberto? Bene, sto bene. Tutto bene? Io vedo già che la gente sta arrivando. Abbiamo sì. una bella responsabilità questa sera Alberto. <ride> eh beh, insomma, ci sono tante cose al fuoco, sul fuoco, sulla griglia. Sulla griglia. Beh, siamo eh reduci da un'avventura di 80 puntate con 90 scienziati dopo il, sì. il lockdown sì. ed è passata tanta acqua sotto i ponti sì. è arrivata una seconda ondata sotto i ponti sì, che, sì. Ci, che ci ha travolto e, e, e senti un po' invece lì in Cile come va? Che nuove Cile, ci sono? Eh, siamo diciamo al termine della prima ondata c'è stata una, una una fase molto lunga, perché la prima ondata è finita, diciamo, verso fine agosto, e qui è inverno, dopodiché è rimasto fisso, diciamo, non si è abbassata, da, si è abbassata parecchio, però è rimasta sempre un po' alta la situazione, quindi sia come... Ah, quindi caso, è... Però sì. diciamo che tu sei diretta dal Cile, adesso lì che stagione è? Estate piena. Estate piena. È iniziata l'estate il 21, diciamo, e quindi fa, fa caldo, effettivamente. E, e c'è l'estate, quindi, però sai, con tutte le feste e così, la gente anche qui tende un po' a comportarsi non tanto bene, diciamo, quindi, e quindi si dimentica un pochino, soprattutto quando i numeri sono bassi, la gente pensa che sia finita. Per fortuna che qui non abbiamo medici che dicono che il virus è morto, quindi la gente ha sempre, ha sempre un po' paura. Allora, noi, per chi non si ricorda Scienza Show, Scienza Show è un, un programma rigorosamente scientifico, utilizza un po' di ironia, ci sono dei personaggi come la nonna di Albert Einstein che vive nell'etere, anche se sappiamo che l'etere è un termine molto antico, però lei sta lì, ci segue sempre, vi saluta. Appena c'è qualcosa che non si capisce bene, che è un po' troppo tecnico, troppo scientifico, le interviene. Poi abbiamo il figlio di introcchi, il nemico pubblico numero uno del pianeta, che è virus corona. Sta lì ogni tanto si vede, appena vedete tutti che ci si mette la mascherina e sta arrivando. Quindi bisogna stare attenti perché un complottista viene un po' a buttare, a mettere zizzania dentro questo gruppo di scienziati, eh, non io ma gli altri tutti autorevolissimi, poi ve li presenteremo con calma. Vedo già Marcello Forconi professore a Dove è? Charleston, Charleston, Charleston. Eh, South, sud Carolina. A me. South Carolina. Eh, ciao Marcello, grande professore. Vedo, vedo Piera Ceccarelli, anche Silvia Vanini, Maria Perico, Daniela Versace, tu stanno tutti qua, stanno tutti qua, cominciano a aumentare eh, eh, perché sanno che oggi è una giornata molto particolare. Non era previsto un ritorno di Scienza Show così, così rapidamente, perché? Perché Scienza Show è nato in un momento molto molto particolare, però per la seconda stagione beh, eh, si voleva fare in maniera tale da farlo diventare più professionale. In che senso? Cioè, dedicarsi durante il lockdown si poteva fare perché eravamo tutti chiusi, adesso farlo in un periodo dove comunque eh, si può vivere quasi normalmente. C'è il lavoro, la professione che chiama, e quindi, uh, diciamo, per farlo bisogna sostenere economicamente Scienza Show. Motivo per il quale io ve lo ricordo subito: Scienza Show, stagione 2021 deve andare avanti con un crowdfunding. Vedete l'indirizzo lì su GoFundMe. Uh, donate quello che volete, più siamo, meno doniamo, oppure uh, donate a Divulgo, che è l'associazione. Che triangola questo, questa nuova stagione di, di Scienza Show. Quindi, questa l'abbiamo detta, la dovevamo dire. Ogni tanto vedrete che ve lo ricorderò, è fondamentale sostenere economicamente Scienza Show affinché possa esserci tutti i giorni per un intero anno 2021 e, per, e poter fare queste nostre, queste nostre sortite all'interno della di quello che è lo spettacolo della conoscenza, cioè la scienza. Allora. Uh, Alberto, oggi grande responsabilità perché in due giorni, oggi e domani, con tutti questi ospiti parleremo di vaccini, Vaccine. terapie e prospettive future. Uh, quindi oggi entreremo a piedi uniti subito, sì. partiremo perché la gente è spaventata. La gente uh, prima diceva dai scienziati. Sbrigatevi con questo vaccino maledetti! Ma vi paghiamo per fare che cosa? Eh? È arrivato il vaccino e mo dico: scienziati! Ma non è possibile avere il vaccino in così poco tempo. Io non me lo faccio, io non mi fido. Tutto lecito è tutto uh, che ci può stare. Purtroppo, come ci siamo detti spesso, è stata anche una, una infodemia, oltre che una pandemia c'è stata una cattiva informazione, disinformazione spesso sì. uh, dolosa oppure uh, superficiale in cui si omettevano delle informazioni importanti. Io siccome un anno un po' così, come sempre, una risata me la devo fare. Beh, io lo devo, lo devo far vedere sta cosa perché è di buon augurio, è di buon augurio un attimino. eh. Allora, è qui, è dove venivo a prendere la pizza di Ascarola. Chi è? È la nostra buona regina Elisabetta, che è campa per qualcuno da chissà quanti secoli, che possa essere di buon auspicio questa cosa. Quello che vedete è una delle ultime scoperte di Pozzuoli, di Pompei, scusatemi, non Pozzuoli, Pompei. io ho sempre Pozzuoli in testa perché in questi giorni ci sono problemi con il bradesismo, ci sono scosse lì sotto c'è una pendola che bolle e ci, to ci, ci torneremo, faremo due speciali su questo. Quello che vedete è, è un, un termopolio, praticamente era, era una bottega di uno street food dell'epoca di Pompei e si vede che la nostra regina a quell'epoca <ride> già prendeva qualcosa da quelle parti, solo che è stata furba che nel momento giusto se ne è scappata e non è rimasta sotto le ceneri. Va bene. Va bene, allora, eh, scherziamo come sempre, però abbiamo una bella responsabilità. Stasera chi ci saranno come ospiti fondamentali, importantissimi. Ci sarà Alberto Beretta, che è un eh, bravissimo immunologo che ha lavorato nei posti migliori al mondo. Diciamo, per, eh, per quanto riguarda l'immunologia e le malattie infettive. Eh, sarà... Anche al, all'Istituto Pasteur, giusto? <coughs> sì, all'Istituto Pasteur, al Carolinska Institute, che è quello dei premi Nobel diciamo eh. Eh, poi ci sarà Stefano Butto che è il primo ricercatore in, è un virologo di chiara fama diciamo all'Istituto Superiore di Sanità quindi ha anche tutti ci potrà dare anche un sacco di consigli su come comportarsi eh, in, que in, questa, in questa occasione che cosa cambia con i vaccini eh, se dovremmo stare attenti se... la produzione come, come sono le fasi produttive eh, esatto. insomma, noi scopriremo tante cose belle di questo vaccino, attenzione. Sì. Eh, la gente ha paura, ma questo vaccino dal punto di vista tecnologico e anche dal punto, da altri punti di vista, anche la natura ci, ci sta aiutando. e eh, Ci spiegheranno sì. uh, Alberto, <ride> l'altro Alberto, per piacere, due Alberti, vabbè, Alberto Alberto, eh, Alberto vabbè. e Stefano, uh, perché la natura ci ha aiutati, perché non è tutto. La farina del sacco degli uomini. Sì. La natura sembrerebbe che in qualche maniera ci ha messo nelle condizioni di cavarcela un messaggio, Boh, madre natura, che dice: ragazzi, spaventatevi un attimino, vi sto dando oggi la possibilità di uscirvene così, però guardate che futuro, questa terra la dobbiamo difendere. È sembra, il terzo che la, di sembra che la natura, con alcuni virus, eh, ci mette, ci prepara, diciamo meglio soprattutto con i coronavirus che sono così diffusi, eh, ci prepara meglio a rispondere più rapidamente. Vedremo bene con Alberto come questo succede, perché questo succede e quindi... Poi scopriremo anche che a proposito che ce ne sono tanti di coronavirus, ce ne sono quattro che tornano nella vita dei nostri bambini, eh sì. soprattutto quelli dell'asilo, delle materne, che ogni anno, poveri noi, la febbre, la febbre, la febbre queste febbre generalmente sono infettive me l'ha raccontato Alberto Beretta, sto facendo il fighetto adesso, e c'è un figlio in drocchia, si chiama C43 che è un figlio in drocchia che quasi tutti gli anni sta sempre lì, si fa la passeggiata negli asili di sta in giro e infetti i nostri bambini e potrebbe anche essere che essendo molto ma molto, ma molto, ma molto simile al SARS-CoV-2 che causa Covid-19. Potrebbe essere che il, i bambini resistono, sono bravi a, a difendersi perché hanno, sono abituati a questo figlio di introcchia e quindi il loro sistema subito lo, lo riconosce, oppure lo, lo vede simile e sa reagire. Poi, poi questa cosa diventa negativa, ma è sempre. Una, ecco, sono delle ipotesi a questo punto che non sono approfondite hanno arrivato a un certo punto questa cosa che ha a vantaggio quando siamo bambini diventa una sfiga quando diventiamo grandi perché c'è un termine specifico che si chiama peccato originale antigenico che è una cosetta un po' diavolesca che ci frega quando siamo adulti però sono sempre delle speculazioni non sono cose già provate, queste sono cose di cui si stanno ipotizzando perché a Scienza Show a parte le battute parliamo di fatti e non di opinioni giusto Alberto? Esatto Questo quindi oggi parleremo di fatti i fatti per far tranqu tranquilli le persone ok? Ricordandoci che la scienza non è una religione eh, rivelata non è che ti fai la croce e ti fidi ma si basa su un metodo un metodo uh, basato poi dati e teorie che magari possono cambiare col tempo perché la scienza torna anche sui suoi passi se qualcuno è capace di mostrare una teoria più robusta certo. su cui poggiare i dati che abbiamo trovato. Allora, secondo me è una puntata, ho un po' di paura perché è un argomento molto, c'è molta responsabilità per questa puntata oggi, sì. però sono super gasato. Perché vedremo cose che gli altri non vi hanno mai detto. Ok? Esatto. Scoprire che una Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, <ride> che ci proteggono, ma è un fatto <ride> scientifico. Oppure li possiamo chiamare il, 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 chiama, il, il bello, il brutto e il cattivo, dipende se vi piace il cinema o la religione. Vi ricordo sempre che eh, noi rispettiamo tutti. Cioè, uh, L'esistenza è un'esistenza di Dio, non è dimostrata quindi. Chi ci crede e chi non ci crede ha diritto di pensarla come cavolo vuole. Ok, questo è uno dei punti di Scienza Show. Andiamo a iniziare, andiamo a iniziare. Alberto, sai che, qual è il nuovo slogan quest'anno? No. E come no, e come no. <ride> è cambiato, non è più se non segui Scienza Show sei un complottista. Eh. Ma dubitare umano ma per il resto c'è senso show dire che possiamo iniziare Eh dobbiamo iniziare Io vedo già gente Molto interessante stai... oggi, molto interessante. Allora tanto tanta serietà, tanta uh, scienza rigorosa ma a modo nostro piaciuta, eh? Questa è la nuova sigla. Mi raccomando, crowdfunding, donate. Allora, Alberto, ci sei? Sì, ci sono. Eccolo qua, ci sei. Come va? Ciao Renato, ci bene, bene. ]ati? Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, si parte, andiamo subito a introdurre, prima di tutti e l'ho mantenuto segreto, l'uomo delle curve. Quel fighetto che fa il triathlon se ne va in giro tra, anche tra eh, il sars cov che non gliene frega niente. Lui fa vedere i muscoli e le cosce. E eh? siccome c'è una mega fitness, lui se ne strafrega del COVID. E eh, io introduco il mitico Davide Tosi: Ciao, prof. Ciao, buonasera ciao. a tutti. Non ciao, mi ero dimenticato, ciao, ciao. Semplicemente avevi... dovevamo mettervi per terra il tappeto rosso. Il tappeto quelli da, da, da cinema perché davide, davide tosi è una delle anime insieme ad alberto clivo di scienza show allora uh, davide io mando intanto salutatevi con alberto da quando non vi vedete ciao, ciao. Da, tanto, eh, sì, da, sì. da tanto che non ci vediamo da tanto ci scriviamo <ride> ci sentiamo ci, no, ci sentiamo idee. Tanto. Sì, sì, no, sì. da tanto che non ci vediamo allora con davide iniziamo subito perché andiamo a lavorare su quelle che sono le i dati, I dati in Italia, però e attenzione: dati Italia. Silvio, ti mando in, in panchina come, come sempre. Allora, Davide, io sento un ritorno della mia stessa cosa, chissà perché, però è la mia cuffietta. Speriamo che non mi crea problemi. Allora, vado, vado una, una, un commento così di questi ultimi mesi intanto che ti preparo le slide. Ah, che come dicevi tu nell'introduzione di acqua ne è passata e ne è passato tanto anche di virus perché quando ci siamo lasciati a metà luglio sembrava per molti che la situazione fosse risolta noi ci siamo lasciati dicendo attenzione che non è finita e effettivamente poi eh, siamo arrivati a questa seconda ondata che non è finita e poi lo vedremo con i dati, ma questa è la situazione. Senti. Allora io ti voglio andare a prendere le slide così iniziamo subito, uh, vediamo se mi si carica il mio sistema. Perché io sto usando ancora il sistema uh, uh, con il vecchio computer. Sta arrivando tutto, tutta la nuova regia, però oggi dobbiamo andare avanti così. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, perfetto, ci siamo. Vai. Ma io vi ho riportato qui qualche grafico che chi mi segue sulla mia pagina probabilmente eh, ne ha già conoscenza. Però magari troviamo anche il momento per descriverli un pochino e per eh, magari chiarire del, degli aspetti che non sempre sono così mediati leggendo dei semplici post su Facebook. Eh, I primi grafici che vi ho riportato sono quelli che indicano le curve dei contagi. La, il grafico in alto mostra la curva dei contagi giornalieri, noi parliamo sempre di contagi normalizzati, che cosa vuol dire contagi che non dipendono dal numero di tamponi effettuati ogni giorno. A agosto-settembre era scoppiata un po' la polemica eh, che eh, nata da alcuni scienziati italiani, che poi è stata riportata dai, dai media e quindi dal dal grande pubblico che i contagi aumentavano solo perché aumentava il numero di tamponi. Non è così, ovviamente, perché se io avessi fatto 12 milioni di tamponi tre anni fa avrei trovato zero positivi al coronavirus. Quindi non c'è questa relazione, aumentano i tamponi, aumenta, aumenta il numero di positivi. Aumentano i positivi perché ci sono più positivi. E quindi il primo grafico vi mostra questo, no? vi mostra gli andamenti giornalieri normalizzati, quindi resi indipendenti dal numero di tamponi. Eh, vedete che eh, abbiamo su tutta l'asse del, del tempo delle X, abbiamo dalla prima ondata di eh, inizi marzo fino al, ai giorni d'oggi, eh, siamo... Passati appunto da questa prima ondata che ha avuto un impatto significativo ad una seconda ondata che è partita ad agosto. Io feci un primo post a fine luglio dicendo attenzione che i trend stanno cambiando. Quando ancora tutti eravamo in vacanza, spensierati e in tanti erano già convinti che tutto fosse risolto. Io lo feci a, metà, a fine luglio dicendo attenzione che i trend stanno cambiando. E il 15 ad agosto eh, andammo a disegnare quello che poteva essere il modello predittivo della seconda ondata. Il modello predittivo diceva che avremmo avuto un eh, rialzo dei contagi significativo a partire da, da settembre, dai primi di settembre. Lo vedete no? dalla curva che è piatta, prossima allo zero, che comincia a salire. Avremmo avuto un eh, picco relativo il 14. Di, di settembre e eh, dopo due settimane avremmo visto l'esplosione della curva eh, intorno quindi al 28 settembre questo perché? Perché avevamo considerato eh, l'impatto della riapertura della scuola ma non solo della scuola, anche delle attività lavorative, sportive, eccetera eh, calcolando un delay di tempo di circa due settimane, perché il contagio poi si sarebbe propagato anche all'interno delle, delle mura familiari quindi considerando tutti i tempi di incubazione eccetera, questo ci avrebbe portato a un'esplosione il 28 di settembre della curva epidemica. E così è stato esattamente. Quindi vedete no, dove è dove esplosa la curva. Dove siamo arrivati oggi? Oggi abbiamo osservato un... Eh, abbiamo raggiunto il picco eh, verso il 23-24 di novembre. Abbiamo iniziato una discesa che è molto più lenta rispetto... A quella di prima ondata, dove abbiamo avuto un lockdown serio eh, che ci ha portato rapidamente verso quello che è il plateau. Mentre qui abbiamo avuto una discesa che poi si è un po' interrotta nelle eh, ultime settimane, addirittura negli ultimi giorni, negli ultimi 5-6 giorni, c'è stata un'inversione di tendenza che eh, vedete ci ha fatto risalire nella curva dei contagi. Con qui, però, vi voglio subito eh, tranquillizzare. Nel senso che questo aumento dei eh, nuovi contagi normalizzati è probabilmente dovuto al fatto che si è ridotto drasticamente il numero di tamponi. Questo che cosa vuol dire? Che, un po' per le vacanze natalizie, un po' che eh, probabilmente il tracciamento tramite il testing, quindi tramite tamponi, si sta facendo molto più eh, focalizzato sui reali sintomatici. Anche perché probabilmente chi è in vacanza in questi giorni, magari a raffreddore, dice: Vabbè, il tampone non lo faccio, lo faccio magari eh, fra qualche giorno perché non sono così sintomatico. Mentre prima tutti quelli che avevano un minimo di sintomatologia subito andavano a ehm, farsi il tampone. Eh, quindi questo probabilmente ha impattato su questa crescita, no? Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per capire se è un vero impatto sui nuovi contagi oppure se è un, un, un falso, quindi un drogaggio verso l'alto dovuto a, a questi fenomeni. Se passiamo alla slide sì. successiva... Dammi il tempo di arrivarci, sai che io sono solo, faccio tutto io, giuro. Allora, sì. Sì, nella slide precedente io vi ho riportato anche il... il Rapporto percentuale che spesso sentite ai telegiornali, in televisioni, dove si dice appunto qual è il rapporto tra casi eh, nuovi casi e tamponi effettuati. Il grafico riporta anche il dato disaggregato tra Eccolo, nuovi, tamponi, è sì, ho visto, e nuovi tamponi e eh, invece tamponi di controllo, perché c'è da considerare sempre anche questo aspetto. Quindi al telegiornale voi sentite dire oggi 9% rapporto casi tamponi però non vi dicono mai il dato disaggregato no? tra primi tamponi, quindi sono i nuovi casi diagnosticati, e i tamponi invece di controllo che vengono fatti in seconda o terza istanza per quelli che devono essere dimessi da, dalle ospedalizzazioni. In questi grafici invece vi ho eh, mostrato quelle che sono curva arancione, le terapie intensive, l'andamento delle terapie intensive, curva eh, viola in basso, per le ospedalizzazioni. Vedete che anche qui le curve hanno seguito un po' l'andamento dei, dei contagi, anche se abbiamo imparato in questi mesi disallineate temporalmente, e eh, anche qui abbiamo avuto una discesa, un picco che si è raggiunto verso il uh, fine novembre, appunto perché ritardati rispetto alla curva dei contagi, ha iniziato questa discesa sempre molto più lenta rispetto alla prima ondata, dove potete vedere dal grafico in, in figura, e anche qui adesso stiamo assistendo, puntuali con un orologio svizzero, alla eh, diciamo stasi della, della nostra curva. Quindi la curva si sta stabilizzando eh, verso numeri costanti nel, nel tempo sia a livello di terapie intensive che a livello di ospedalizzazione la curva viola la curva gialla invece è la curva dei decessi la curva dei decessi che invece sta ancora scendendo perché è la curva che arriva temporalmente per ultima no? quindi abbiamo nuovi casi ovviamente ospedalizzazioni e eh, decessi quindi la curva dei decessi sta ancora scendendo fortunatamente quindi eh, anche se oggi abbiamo avuto 650 decessi in un giorno, eh, però comunque il trend è di discesa. Il eh, ulteriore dato interessante è il grafico a linee che abbiamo in, in alto a destra, arancione, che finalmente è un dato che viene pubblicato alla Protezione Civile, eh, probabilmente a maggio-giugno, noi ne abbiamo parlato a Scienza Show, dicevamo attenzione che le terapie intensive sono un dato aggregato ingressi e uscite. C'erano molti luminari da, dall'Italia, all'America, che dicevano «Ah, ma le terapie intensive sono a zero, va tutto bene». No, le terapie intensive non sono a zero, sono un dato che somma le, gli ingressi con le uscite. Finalmente, dal 3-12-2020, la protezione civile ha rilasciato anche il dato disaggregato. Che cosa vuol dire? Che noi adesso riusciamo a, finalmente a vedere quelli che sono solo gli ingressi delle terapie intensive senza considerare le, eh, le uscite. Quindi vedete che il trend è un trend stabile, no? una linea lineare come andamento, non c'è una discesa, una salita nel, nel trend. E siamo in una media intorno ai 180-190 nuovi ingressi in terapia intensiva ogni giorno. Oggi ne abbiamo registrati 261, se non sbaglio nuovi ingressi che sono numeri considerevoli, ok? Di questo ci porta a dire che dobbiamo mantenere alta l'attenzione perché anche se stiamo scendendo, abbiamo avuto un momento di stasi, questa lieve risalita, il virus è ancora fortemente tra di noi. Se passiamo all'altra slide eh, ne abbiamo conferma anche dagli indici RT. Quindi noi con cadenza circa settimanale e eh, con modelli un pochino diversi da quelli che vengono usati dall'Istituto Superiore di Sanità. Andiamo a calcolarci quelli che sono gli indici RT a livello sia nazionale che eh, regionale che provinciale e eh, vedete che anche i trend degli indici RT in questa tabella no, avete. Tutte le date sia per i rilevamenti delle zone gialle, arancioni, rosse per le varie regioni, sia degli indici RT, quelli 098, 092, 87, 090, 094, 096, per esempio per il caso italiano, vedete che il trend, mentre era stato di discesa fino a circa eh, i primi di dicembre, adesso c'è stata una. Fase di stabilizzazione e il trend anche degli indici RT è ricominciato a salire. Siamo sempre in una zona di controllo: eh, io non voglio spaventare nessuno, perché comunque gli indici sono tutti, in tutte le regioni, in tutte le province, e questo è una cosa positiva. Sono tutti intorno a un valore 1, eh, leggermente chi leggermente sotto l'1, chi leggermente sopra l'1. Vi ricordo ormai tutti avrete imparato a conoscere anche l'indice R0, 0 R0, T o RT, che valori sotto l'1 ci stanno dicendo che il virus è in contrazione, in ritirata, sopra l'1 il virus è in espansione. Eh, ovvio che vi ricordo che in prima ondata l'attack rate dell'R0 era stato di 3, quindi il fattore era molto più alto, no? l'aggressività della contagiosità del virus era molto più alta. Adesso siamo in una situazione di controllo che però sta leggermente crescendo e quindi va attenzionata. Uh, L'ultimo uh, elemento che vi voglio riportare sulla, sulla slide successiva è capire un po' quello che potrebbe succedere nei prossimi, nei prossimi giorni. Uh, L'8 di dicembre noi abbiamo provato a definire un ulteriore modello. Uh, predittivo per capire cosa poteva succedere da qui a circa uh, metà gennaio uh, quando abbiamo fatto il modello, l'8 di dicembre, uh, tutti già uh, parlavano della terza ondata. Attenzione che entreremo in terza ondata. Io non sono stato così pessimista. Uh, in questo caso, io sono sempre stato uno molto noi. Comunque, siamo sempre stati molto. Realisti, no? quando c'era da dire le cose andavano bene, l'abbiamo certo. detto, quando andavano male, l'abbiamo detto. Io mi sono preso di tutto, eh, dal negazionista al terrorista, quindi <ride> capite che eh, le, mi sono preso del, nel, tutto il range del, delle possibilità, dal negazionista al terrorista. Eh, in questo caso la situazione io non la vedo così tragica perché, perché eh, studiando i vari articoli che sono apparsi su Lanset Science Nature che fanno vedere un po' l'impatto che hanno e eh, i vari luoghi eh, o i vari, le varie tipologie di lavoro o le varie restrizioni che vengono applicate a livello regionale abbiamo visto che il fatto che si, si andasse verso un periodo di vacanza, di festività, di convivialità, eccetera, questo non andava a eh, impattare quanto la chiusura delle scuole, la chiusura delle attività lavorative, eccetera. Quindi c'è una sorta di compensazione no, tra quello che è l'impatto della festa, dei cenoni, dei pranzoni, tutti insieme, che poi sono state anche limitate dal, dall'ultimo DPCM, e quelle che invece sono la chiusura delle scuole, la chiusura delle attività lavorative, eccetera. Quindi secondo noi ci sarà un andamento eh, stabile. Questa è la curva di predizione che eh, potete confrontarla poi con quella che abbiamo presentato nella prima slide, che invece è la curva reale di come stanno andando le cose. Noi per questi giorni avevamo previsto un lievissimo rialzo dei contagi. C'è stato un, un rialzo un pochino più significativo, però spiegabile no? dal fatto che probabilmente la riduzione drastica del numero di tamponi ha portato ad avere una popolazione un po' più sbilanciata no? di chi viene testato tramite i tamponi, per poi osservare comunque un andamento di lieve discesa ancora fino a metà gennaio. Questo non vuol dire che anche in questo caso la situazione è risolta, cioè guardiamo quanto siamo in alto alla fine della curva rispetto al velo, vero plateau, perché quando si parla di plateau si parla di, adesso non voglio entrare nei eh, marasmi matematici, comunque si parla di arrivare a un contagio che è molto vicino allo zero, ok? In questo caso non siamo al plateau, siamo a una stabilizzazione del contagio, quindi anche quando sentite sui giornali tutti che parlano di plateau. Non è il plateau, non siamo al plateau. Il plateau ha una ben altra definizione dal punto di vista matematico. Siamo in una sorta di stasi nel numero dei contagi, che però è ancora molto alta. Poi, se vogliamo, possiamo fare anche una lievissima, uh, brevissima digressione. Adesso non so, Renato, quanto tempo ho ancora a disposizione. Sì. Ad ah, altri... Vediamo le altre, così poi entrano gli altri e se hanno delle perplessità cominciamo a fare una discussione sulle tue curve. Facciamo, eh, mostriamo l'ultima eh, slide che eh, invece fa un minimo di escursus sul tema scuola. Sì È importante, rimasto, sì, sì, questo esatto. ci interessa. Eh, io, allora. io ci tengo perché eh, da una parte vabbè io vengo dal mondo accademico, la mia compagna anche, i miei bambini sono tutti e due nel, nel periodo scolastico, quindi tutti e due sono andati a scuola fino a... 4 giorni fa, cinque giorni fa, e eh, in Italia si è creata un po' questa bolla. Non ho capito il perché, dove si dice che la scuola è sicura. Io non vorrei che sia un alibi per non intervenire seriamente su quello che è il problema a scuola. In Francia è stato detto dai report rilasciati dal Ministero della Salute francese che i luoghi scolastici sono classificati al primo posto come area di focolai attivi. In UK la uh, scuola primaria al quarto posto, la scuola secondaria al quinto posto, quindi sommando scuola primaria e scuola secondaria, anche in UK i luoghi scolastici sono tra i primi posti come eh, elementi di attivazione di focolai. Eh. In Italia, non si capisce perché, mh, nessuno si vuole sbilanciare su degli studi reali sui dati. Noi abbiamo provato a fare degli studi con, con i dati che sono stati rilasciati dalla, eh, dal MIUR, dal Ministero, che eh, prendevano in considerazione dal 14 settembre al 30 di ottobre, sono stati rilasciati alcuni dati, dati che comunque erano molto dro drogati al ribasso perché non tutte le scuole hanno partecipato a questo tracciamento, quindi non tutti hanno rilasciato il numero di contagi, e i numeri, per esempio, noi abbiamo fatto uno studio su Regione Lombardia, su regione Campania, sono usciti altri studiosi che hanno fatto studi su regione Piemonte, eccetera, dove si vede chiaramente che c'è una forte correlazione tra l'indice tra i numeri riportati eh, nei contagi nelle scuole e quelle che poi sono state le progressioni del virus a livello provinciale e regionale. Vi faccio un semplice esempio, Varese in questa seconda ondata è stata una delle province più colpite no, in Regione Lombardia, ma anche a livello proprio nazionale, e Varese è una di quelle che ovviamente, prima che esplodesse fortemente il contagio a livello provinciale, era una di quelle che aveva i numeri più alti nella fascia temporale 14 settembre e 30 di ottobre. Quindi questo ci fa capire che comunque la scuola ha avuto un suo impatto. Uh, ci tengo a precisare che questo non vuol dire che la scuola è responsabile del contagio, che i bambini sono responsabili del contagio. Anzi, io ripeto, due figli e vederli tutti i giorni con la mascherina per sei ore potete capire no, l'effetto che fa. Sto dicendo che la scuola deve essere considerata come elemento a rischio che deve essere messa in sicurezza con tutti i mezzi possibili perché i bambini devono andare a scuola tranquilli sicuri come lo devono andare gli insegnanti gli operatori eccetera quindi attenzione che ripeto la scuola i numeri lo confermano è un elemento a rischio soprattutto perché c'è da considerare che i bambini nel 90-94% eh, sono asintomatici. Okay? Cioè, questo poi ne Quindi... parleremo con Alberto uh, Beretta e con uh, Stefano Buttò perché faremo un, un appunto sia sui bambini de, dell'asilo dell'elementare sia sul problema reale che quello degli adolescenti. Esatto. Il grande problema sono gli adolescenti, sia per carattere incontrollabili. Sia perché, a differenza degli altri, però ce lo dirà l'immunologo, uh, beh, si infettano come, come gli adulti e portano in giro questa roba. E, non lo, si portano, lo, in e lo portano in famiglia, in... inconsapevolmente e senza responsabilità. Perché a me non piace dare responsabilità alle discoteche, ai bambini, ai ragazzi, no. Loro devono essere messi in sicurezza e devono poter andare a scuola perché è importante che vadano a scuola, ma in sicurezza. Se non possono andare a scuola in sicurezza, è meglio che stiano a casa e facciano della didattica eh, online, interattiva, via. come sta dicendo adesso anche Simona Vergani che ci segue, la scuola secondaria andrebbe trattata a senso, ma un, andrebbe trattata diversamente, forse in maniera più, più, più attenzionata, come un po' stai anche consigliando tu Davide. Senti, la prossima è quella che consiglia la tua la tua pagina, giusto? Sì. Ok, andiamo a prenderci questa perché per chi non lo sapesse c'è una super pagina che io seguo sempre, che tutti dovrebbero seguire per farsi un'idea tutti i giorni di ciò che accade ed è Dire è meglio che curare, che la dice lunga su, su quello che fa. È multidisciplinare questa pagina, giusto? Sì, sì, è una pagina multidisciplinare dove abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi collaboratori. Il titolo Predire è meglio che curare è nato un po' da un incontro che ho avuto con i vertici di Regione Lombardia e l'idea era proprio quella della tempestività. No? Nella medicina si dice prevenire meglio che curare, io ho voluto usare la parola predire perché comunque la matematica, la statistica e la scienza possono dare dei modelli di predizione che ci possono far essere tempestivi sull'isolamento del virus, perché il virus non va rincorso, perché se lui dilaga bisogna essere tempestivi e predire la, la diffusione del virus. Allora, prima di fare entrare eh, tutti i nostri ospiti, così facciamo velocemente un qualche appunto su quello che hai detto tu, hai detto una cosa fondamentale, cioè uh, purtroppo è chiaro che uh, allora, la scienza serve per uh, soprattutto i modelli matematici, quelli i modelli epidemiologici, in questo caso nell'avere un quadro nel seguire la situazione, ma avere dei dati per anticipare dei comportamenti. Purtroppo in Italia abbiamo, come hai detto tu prima, inseguito la curva. Cioè la curva andava per i fatti suoi e noi dietro a lei no. E se si usa la scienza così stiamo a posto, non serve a questo la scienza, la scienza serve per prendere delle decisioni non dopo che si sono verificate le cose, ovvero seguendo la curva, ma sfruttando la curva per anticiparle. Esatto. E questo è un mio commento personale, non è stato fatto, e la scienza in questa maniera non è stata usata al meglio. Detto questo, io introduco Alberto Beretta, Stefano Buttoglio, abbiamo già presentati prima con Alberto Clivio. Quindi Alberto sta qui, uh, Alberto 2 sta qui <ride> e poi c'è Stefano che sta qua. Allora, uh, velocemente partendo da Alberto Clivio poi Alberto Beretta che dovrebbe dopo aprire il microfono. Stefano buttò un commento su uh, questa, queste visioni, tra virgolette, matematiche fondate su realtà e non su visioni uh, inventate uh, di Davide Tosi. Vai Alberto Clivio. Beh, Davide ci ha abituati diciamo a, a, alla precisione e alla moderazione e all'equilibrio, quindi... Uh, uh, con... Ci fidiamo pienamente diciamo, di questa di queste interpretazioni, di queste previsioni che sono, che sono corrette, precise e eh, che sono normalizzate anche eh, rispetto alla, al numero di test effettuati. Quindi questo è, è estremamente importante. Allora, aspetta, 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 normalizzati, Tosi, ah. spiegaci, sono normalizzati che la gente poi pensa che uh, gli altri sono anormali. Che cosa che significa normalizzare queste curve che? E poi, eh, come si dice, è la scelta che fa dire alle curve qualcosa, e non delle eh, castronerie. Sì, non, non, non tiriamo fuori la formula matematica. Diciamo <ride> che rendiamo il numero dei contagi giornalieri indipendente dal numero dei tamponi, un po' come se fosse una percentuale, no? la percentuale che vedete rapporti. Casi, eh, nuovi casi giornalieri, tamponi effettuati, è una percentuale che rende il dato indipendente dal numero di tamponi giornalieri. Ok, questo che, che significa renderlo indipendente? Che gli dà di importanza? Che io posso confrontare giorno per giorno la percentuale, il dato normalizzato, senza preoccuparmi di quanti tamponi ho effettuato. Ok, okay va bene, va bene. Okay. Uh, Alberto Beretta. Oh, non ho nulla da aggiungere, complimenti Davide, una bellissima analisi, utilissima perché veramente hai spiegato alcune cose che, 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 che creano un sacco di confusione per nulla, angoscia inutile, quindi grazie. Butto? Eh, io posso dire solamente una cosa, mi è piaciuto molto quello che hai detto e... E tu hai detto predire è meglio per curare, di curare, e ovviamente io dico anche prevenire è meglio che curare. Ma prevenire, visto le curve che tu hai mostrato, prevenire non significa solamente il vaccino di cui penso parlerò fra poco, ma eh, significa soprattutto questa significa il distanziamento. Significa eh, attuare quei comportamenti che sono necessari affinché queste curve si possano abbassare. Anzi, volevo chiederti: come io penso che sia così, è vero che se noi usiamo un'estrema attenzione, facciamo veramente um, un effetto, diamo un effetto a queste curve e, e diciamo, generiamo un calo di queste curve significativo? Sì sì assolutamente assolutamente cioè lo vediamo dal comportamento che abbiamo avuto nella prima ondata con un lockdown serio non un lockdown vero come quello no, che c'è in casa one ma comunque un lockdown serio dove le curve sono state molto più eh, salita ripida ma poi c'è stata una discesa molto molto ripida adesso invece con queste misure che cercano giustamente anche di capire qual è la situazione economica, sociale, politica, eh, epidemiologica di una nazione, vedete che però la curva in discesa è molto più lenta. Quindi sicuramente la responsabilità, quella che io chiamo individuale e collettiva, sono fondamentali. Quindi il, quelle, le scene che si sono viste il 13 di dicembre, quando quasi tutte le regioni sono diventate gialle, i dati... Precisi come un orologio svizzero, si sono visti c'è stato un incremento dei casi giornalieri dovuti a per forza, cioè non, non ci sono alternative, no? Il virus si diffonde tra le persone, con le persone. E quindi se vengono meno, se viene meno l'attenzione, poi eh, un po' come quello che è successo ad agosto, il sottobosco che abbiamo creato poi per l'esplosione, fine certo. agosto, inizi di settembre, è derivata dall'attenzione che è calata. Un po' perché sono arrivati messaggi di scienziati che eh, io non condividevo, infatti dicevo a fine luglio, attenzione che le curve però stanno cambiando, no? mentre tutti in televisione, io purtroppo in televisione ci sono andato pochissime volte, quindi qualcuno mi ha invitato, ma poche volte, molti altri invece in televisione dicevano, no, oh, ma è tutto risolto, quindi l'attenzione poi dell'opinione pubblica sì. si è abbassata e ha creato il, sotto, il sottobosco, il sottosuolo per l'esplosione. Senti Davide, eh, c'è ehm, allora Dino Loreto prova un po' a interpretare la domanda che ti sta facendo uh, che deve essere legata a quello che ci siamo detti prima. Allora, in quali paesi è stato usato un modello predittivo? Penso che lui voglia dire in quali paesi invece di inseguire la curva l'hanno ascoltata. È stato un comportamento mondiale o c'è stato qualche paese virtuoso che ha usato la scienza come andava usata, cioè non inseguendo le curve, ma usandole per evitare che peggiorassero. Ma guarda, eh, i modelli predittivi li abbiamo usati tutti, cioè anche qui in Italia. No? L'ISS in primis, aveva un team di esperti eh, insieme ad altre università, mh, con esperti proprio di modelli predittivi. Eh, il problema è sempre quello: poi il trade-off politico, no? Quindi come poi la politica si approccia a, alla scienza e in questo caso ai modelli predittivi o a, alle relazioni e ai report che arrivavano dal Comitato Tecnico Scientifico. Quindi tutte le nazioni sono eh, state dotate di strumenti statistici, modelli predittivi, analisi eh, di big data, che è un mm. po' io, il mio mestiere. Eh, poi c'è sempre il trade-off tra la politica, il sociale, l'economia, che poi portano a certe scelte che sono politiche, e quindi alle misure che poi restrittive che vengono messe in campo. Ok, allora siamo andati lunghi come sempre, perché è sempre così quando parla Davide. Stiamo a posto, ci, ci allunghiamo, ma era, era un preambolo esatto, esatto. fondamentale. Domani ma ci sarà. È stato. Vabbè, domani <ride> ci sarà invece. Allora, come la vedi? Allora, proprio veloce previsione: che cosa ti aspetti? Che sta succedendo secondo te nei prossimi due mesi? Le tue curve cosa suggeriscono senza inseguire, ma cercando di capire avere una foto di fra un mese un mese e mezzo beh un mese un mese e mezzo è difficile dirlo io sono arrivato fino a metà gennaio ah, oltre poi oltre diventa difficile perché poi tutto dipende dalle scelte politiche che vengono messe in atto per come mi adesso pare... visto l'andazzo che succede mi pare che eh, adesso dagli ultimi di PCM il governo sia molto più reattivo prima secondo me c'è stata un impasse politica Uh, regioni, uh, governo centrale, comuni che ha fatto ritardare alcune scelte e che queste, questo ritardo ha poi avuto un impatto. Negli ultimi DPCM c'è stata maggior tempestività, uh, spero anche di aver contribuito a questa maggior tempestività e uh, questo secondo me fa ben sperare in una curva che rimarrà uh, stabile che porterà okay. comunque a tanti decessi, eh, perché l'8 di dicembre, quando abbiamo fatto le nostre stime, noi stimavamo intorno ai 14.600 ulteriori decessi da qui fino al 12 di gennaio, quindi numeri comunque significativi. Eh. Certo, allora uh, facciamo un salto in avanti, adesso entriamo uh, nel vivo dei, dei vaccini, ok? Queste erano previsioni, grazie Davide, ti metto un po' in grazie bantina. a voi. Se Grazie vuoi rimanere, resta qui, poi decidi come vuoi. Va bene? Va bene. Grazie. Grazie, ciao Davide. Allora, entriamo, oh, eravamo già nel vivo, perché insomma le curve di Davide sono fondamentali per capire, fare un preambolo, però adesso entriamo nel vivo della storia. Io ho fatto una premessa eh, che c'era una famosa triade, io faccio vedere subito una figura e eh, vorrei entrare nel merito subito di questa figura. Okay? La, mando, la mando in sovraimpressione, la vado a prendere perché voglio far capire a chi ci segue che questo non è un vaccino normale. Sto parlando di Pfizer, no? di questi a, a mRNA. Okay? Allora, è un cambio di rotta ed è un cambio in quelli che sono gli strumenti a favore degli esseri umani. Però non vi voglio convincere, vi vogliamo fare tutto un discorso. Uh, conseguenziale, però a partire da questa immagine che è sfuggita forse a tutti quanti, ma è riuscito il grande Alberto Beretta insieme a Alberto Clivio a andare a pescare questa notizia e farci capire che cosa cambia, perché un vaccino del quale si aspettava un 60-65 per cento di Affidabilità, poi magari direte un, un termine più, più idoneo, e invece ce lo siamo trovati al 95%. E, e quando se ne sono accorti ho detto: Ammazza un vaccino che fa una, si comporta così e chi se l'aspettava? 95% e scopriremo perché. È tutto legato anche a questa figura che vi sto per mandare. E che devo andare a ribeccare perché è da tutti i video di, cli, di Dosi, eccola qua. Allora, Beretta, che cos'è questa cosa che sembra uh, spaventa inizialmente perché uno non ci capisce niente. Ma tu l'hai pescata durante le audizioni dell'Agenzia cioè l'agenzia la, americana che erano pubbliche, tu ti sei imbattuto e confrontandoti. Con uno scienziato che stava seguendo con te, che cosa avete scoperto? Che cosa ci dice questa curva, Alberto Beretta? Sì, allora è eh, molto semplice. Sono la, la le due curve, ne vedi una blu e una rossa, sono eh, le, i casi di Covid, di soggetti quindi con, con sintomi e con diagno diagnosi positiva al tampone, nel, osservati nei 20.000 più o meno volontari che avevano ricevuto il vaccino, che è la curva piatta rossa che vedete in basso e negli altri 20.000 che avevano ricevuto invece il placebo, cioè il finto vaccino che serviva da controllo del, del trial, dell'esperimento. E come vedete eh, la, le curve partono insieme perché dopo la prima dose non ci si aspetta subito dopo due giorni un'efficacia, uh, però già intorno al dodicesimo giorno incominciano a dividersi. Cosa vuol dire che si dividono? Vuol dire che mentre no, in, i, i, i volontari vaccinati, curva rossa, non si infettano, o diciamo smettono, di infett smettono di infettarsi, smettono perdono, di ammalarsi, gli altri continuano a ammalarsi e la blu continua a salire, a salire, a salire, a salire fino alla fine dell'esperimento, dove sono stati contati praticamente 180 casi nel placebo, 184 casi nel placebo e meno di 10 casi nel, nel, nei, nei pazienti vaccinati. Questa curva ci dice due cose. Um, la, 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 diciamo la cosa più evidente è ci dice che il vaccino funziona e funziona tantissimo uh, forse addirittura molto di più di quello che speravamo, che pensavamo potesse succedere um, ci dice che questo vaccino, come, come, come pensavamo invece, come ci aspettavamo, induce una risposta. Quella che si chiama immunità anamnestica. Quindi per cui il vaccino istruisce il sistema immune a produrre gli anticorpi e le cellule che ci difendono dal virus. Okay? È un'operazione quella dell'istruire il sistema immune che richiede un certo tempo. e... Um, um, ma che poi dopo dà i suoi frutti perché questa memoria rimane nel corso del tempo, speriamo almeno come minimo un anno, se magari siamo fortunati anche qualcosa di più. E, um, la cosa strana che abbiamo osservato è che in realtà la risposta al vaccino inizia molto molto presto, addirittura prima della, della comparsa degli anticorpi. Okay. E questo ci dice che questi vaccini RNA probabilmente non funzionano solo perché inducono anticorpi perché di sicuro la produzione di anticorpi in dotta vaccino è uno dei meccanismi che poi ci protegge okay? ma probabilmente inducono anche un'altra forma di immunità che è quella che chiamiamo noi immunologici chiamiamo innata e che è sostanzialmente legata al fatto che le cellule si dotano grazie al vaccino di una dose particolare, di una molecola molto particolare che si chiama interferone, che è una molecola capace di uccidere il virus quando è entrato nella cellula, che in qualche modo le difende uh, dall'infezione, dall in attesa che arrivino gli anticorpi. Uh, per cui uh, quando si parla di triade, quando tu Renato parlavi di triade, cosa vuol dire triade? Vuol dire che le, le, i tre assi portanti della risposta protettiva contro questo virus, che sono istruiti, diciamo, indotti dal vaccino, sono... Anticorpi, di sicuro, sono quelli che tutti ci aspettavamo. Anche cioè. le cellule T che tutti conoscono, le famose CD4-CD8, che sono poi quelle che sono indispensabili anche a produrre gli anticorpi. Okay? Quindi diciamo i due assi dell'immunità che porta alla memoria degli antigeni. Ma anche probabilmente nella fase iniziale le cellule dell'immunità innata, cosiddetta, che sono... Sono state lì le cellule di, or di, di, di origine mieloide, sono un po' diverse dai linfociti, che però sono un po' dappertutto, non hanno bisogno di ricordarsi perché sono sempre pronte a reagire immediatamente e che vengono stimolate dal fatto, probabilmente proprio dal fatto che questi sono vaccini RNA, perché le cellule hanno sulla loro membrana dei recettori che sentono gli RNA virali okay, e che fanno partire queste risposte protettive. Allora, questo ovviamente. Te, allora, chiarisco subito che stiamo parlando di. Stiamo un po' speculando, ok? stiamo ragionando su dei dati, uh, il dato importante è che l'efficacia è veramente notevole, il 95% che è quello che sta interessa la gente. Ricordiamo Alberto che quella di un, di un vaccino influenzale classico, cos'è il 60-65% giù di lì? Sì, ma lì è un po' diverso perché il, vaccino, diverso, il virus certo, mentale è certo. molto diverso, eccetera. Però è vero, non tutti i vaccini riescono ad avere questo tipo di efficacia. Tra l'altro poi dopo, quando parleremo di anticorpi, spiegherò bene perché in un certo senso siamo stati molto fortunati. Cioè, in qualche allora, modo, in, con questo... Un attimo, prima eh. che, di arrivare a questa cosa, voglio un attimo sì. banalizzare quello che hai detto, perché conosco i miei polli che ci seguono e eh, ogni tanto mi schivo. Renà, Renà, spiega se a un po non è intervenuta lei perché non era il caso, però uh, allora perché la triade? Perché io scherzo un po' su questa storia? Perché eh, diciamo che eh, noi parliamo sempre di eh, anticorpi, dopo gli, gli anticorpi sono quelli che intervengono e in questa casetta della cellula, come mi ha insegnato il maestro Clivio sono quelli che vanno a rompere le scatole perché vanno a tappare la toppa, cioè. Fanno sì che tu non puoi andare a mettere la chiave perché io ti ho fregato, ti ho già bloccato, e tu la chiave non la puoi mettere nella porta. Poi ci stanno altri che sono uh, è un altro tipo di reazione. Quella, che tu parliamo di cellulo mediata, è quello che ricordo io. Che sono altri due, sono i T, uno sono gli helper, cioè quelli che vanno là dicono, eh, 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 ci sta, ci sta fermi un attimo e poi arrivano i killer. Che, che cosa fanno? Bruciano la casa che è già stata infettata mi raccontava Alberto Crivio, quindi i primi, gli anticorpi vanno a far sì che non possano mettere la chiave invece i secondi vanno a bruciare quelle, quella casa che è già stata, in cui già sono andati sono riusciti a entrare la cosa in più di sto vaccino e quindi in genere gli altri vaccini giocano su questa cosa, se non ricordo male poi spiegate voi Invece questo super, chiamiamolo così, super vaccino, che cosa fa? Oltre a queste due cose, ti va pure a stimolare quella che è questa immunità innata che forse chi per natura ce l'ha già, non so, sviluppata, saranno quelli che hanno dei leggeri sintomi, non riescono ad ammalarsi, stanno lì. Invece gli sfigati che sono nati senza questa, questa cosa in più. Sono quelli che magari soffrono di più o finiscono in terapia intensiva. Allora, questo vaccino, questi mRNA, cambiano un po' la storia del vaccino che usa l'uomo. Cioè, questi vanno lì e oltre che fare questi due sistemi, blocco la serratura, non ti faccio andare e brucio la casa. Aspetta un attimo, ma già da prima io intervengo col sistema innato e quindi è tutto un potenziamento, se no questo 95% in qualche maniera va giustificato ho banalizzato perché sennò la nonna di Albert Einstein mi urlava nelle orecchie però adesso tocca a voi eh, non potevi spiegarlo meglio mi felice, fermo, basta no, 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 no. complimenti Renato è vero Renato, ho detto tutto vabbè, è stato Alberto Clivio che mi ha formato eh. allora, allora, Clivio che aggiungi a questa storia allora la gente ha paura è giusto che sia così adesso spiegheremo la storia dei tempi la storia falsa del transgenico de, del vaccino che ci trasforma in OGM ragazzi sì. non, non posso di parolacce ma lasciate stare queste fesserie ah, questo vaccino mRNA che cambia qualcosa Alberto Entra nel merito e poi andiamo tecnicamente. Sì, faccio rapidissimo, nel senso che poi voglio lasciare la parola anche a Stefano che sì. eh, eh, questo, questo vaccino presenta moltissimi aspetti che sono interessanti, tra cui per esempio eh, questa è una piattaforma tecnologica che può essere rapidamente adattata anche a mutazioni che compaiono. Sì. No? Ecco. Nel senso che eh, con molta facilità, cosa che invece è molto più difficile con i sistemi che usano... I vettori virali, qui perché... stiamo parlando di mutazioni. Beh, la gente beh, ha paura che muta, sì. tu hai fatto un vaccino e sto faccio, vaccino adesso, serve più niente. Cui, ecco. Allora, a parte che tutte, tutti i virus mutano e si sa, eh, cioè, l'abbiamo detto mille volte, e, insomma. Eh, Diciamogli anche, quante volte è mutato in un anno il SARS-CoV-2. Sono state identificate circa 300.000 mutazioni, in punti diversi, no? 300.000 e voi lo banca, attaccate che è cambiato una volta nella banca dati del G-Side ci sono 300.000 sequenze del virus diciamo SARS CoV-2 e questo naturalmente non significa che sono tutte cambiate in posti che eh, in qualche maniera hanno importanza funzionale no? perché sono stati utilissimi per tracciare il percorso che hanno fatto questi virus nel mondo e quindi è possibile seguire queste bandierine e dire questo virus è partito da qui, è arrivato qui e poi si è diffuso in America del Sud, per esempio, e così via. Quindi ci serve come marcatori, eh? ci servono come marcatori per identificare il viaggio che fanno questi virus. E alcuni hanno cambiato: nel senso che, per esempio, c'è stata una mutazione attorno al mese di luglio-agosto, eh, prima in una certa posizione del genoma c'era un certo amminoacido. Uh, l'acido aspartico eh? e nella stessa mutazione a un certo punto è comparso un virus che aveva uh, una, un aminoacido diverso okay? però ricordiamo Alberto no, la, per, le persone hanno, uh, pensano che il virus è intelligente il, questi sono tutti cambiamenti casuali quella è una macchina, oggi, una molecola no, che cambia casualmente ma non ha una intenzione la mutazione è sempre casuale poi la necessità è Porta diciamo quelle mutazioni a prevalere o a scomparire. Quindi quella mutazione è prevalsa perché? Perché naturalmente conferisce a questo virus. La mutazione comparsa a fine luglio, eh, conferisce a questo virus la capacità di infettare più facilmente le persone. Okay? Quindi interagisce molto meglio con il recettore ace 2 e quindi eh, eh, entra meglio nelle cellule. La chiave è un pochino. Fatta meglio l'hanno limata un po insomma, per cui entra entra bene nella serratura e, e, e quindi questa piattaforma con l'RNA messaggero in pochi giorni è possibile cambiarlo nel senso che è possibile cambiare il vaccino in modo tale che eventualmente se si dovesse verificare il fatto che ci sia una mutazione nuova che prevale è naturalmente anche il vaccino può essere adattato perché questa Ma è una cosa quasi diceva Stefano butto e Si cambia, Sì, è quasi un sì. così. Allora, certo. anche se ci sono mutazioni, rendetevi conto che questo vaccino è un cambiamento epocale, cioè uno sì. individua una, una mutazione, cambia il vaccino sulla produzione e ti arriva una siringa diversa per più o meno, sempre se non sto esagerando, eh, breve, si, può cocktail, è si può fare un cocktail di, di, di un paio di mutazioni che sono magari quelle più preponderanti. E quindi a quel punto si è certi che il vaccino possa in qualche maniera proteggere da tutti i ceppi che sono in quel momento prevalenti nella popolazione. Ma non Però voglio te allora, la Stefano. L'innovazione sta nella produzione, l'altra nel fatto che c'è la triade che ho detto e io nel prima. L'altra è nel fatto che questo vaccino in particolare, che è costituito solo da un RNA lievemente modificato. Che, che blocca diciamo, la proteina S in uno stato, in una forma, in una conformazione, si dice normalmente, no? in, che ha una forma uh, che è quella che la proteina La migliore per prima, entrare, la migliore prima per, prima per agire. Nella fusione, si dice, è eh, una conformazione pre-fusione. Quindi uh, in questo sono state introdotte due mutazioni in questo eh, RNA messaggero che fanno sì che la proteina S si presenti, diciamo... Uh, uh, bloccata in una conformazione che è quella che precede immediatamente l'entrata del virus nella cellula. E quindi, quindi la configurazione è... ottimale per agire. Ottimale per perché gli anticorpi prodotti possano bloccare la proteina. Ok. okay quindi... Adesso con, con Beretta spiegatemi uh, perché la natura ci ha favoriti. Allora, è vero che c'è tanta nuova tecnologia, però prima di passare a Butò che ci spiega com'è questo sviluppo come si produce un vaccino e quali sono le fasi per capire perché ci siamo potuti permettere di avere qualcosa in poco tempo che non è casuale ragazzi, non è, non è stato fatto per aiutare le big pharma, è stato fatto perché ci abbiamo scusatemi, avuto culo sia grazie alla natura sia perché veniamo dal SARS del 2003 che è un'esperienza che nessuno si è dimenticato perché vi dico sempre in scienza show la scienza è come il maiale, non si butta via nulla. L'esperienza del SARS-CoV del 2003-2004 ci ha parato le chiappe un po' perché in questi dieci anni quella paura ci è servita a qualcosa. Allora, Beretta, perché la natura ci ha aiutati? Perché ci sta aiutando in qualche maniera? Allora, faccio, una, faccio una premessa okay? uh, da immunologo. Il, uh, quando il, il nostro sistema produce anticorpi contro un virus, perché questi anticorpi siano efficienti e capaci di bloccarlo, serve tempo non solo a produrli, i classici 10 giorni per diventare te positivi al test uh, serologico. Ma anche a fare gli anticorpi che funzionino bene. Okay? E questo, questo processo di maturazione che porta gli anticorpi prodotti a essere sempre meglio, sempre più forti, si dice affini, quindi sempre più capaci di agganciarsi al virus e di bloccarlo, può prendere un certo tempo. Uh, faccio un, es un esempio estremo: l'HIV. È un classico esempio in cui fare anticorpi che riescono a bloccarlo può prendere fino a due anni, per darvi un'idea, e poi quando veramente riusciamo a farli il virus muta e non servono più a nulla. Okay? Per questo non siamo mai riusciti a fare un vaccino contro l'HIV, per altri motivi però questo virus, il coronavirus, per fortuna, per quello che dicevo, un regalo della natura, sta esattamente all'altro all estremo rispetto all'HIV. Gli anticorpi che eh, noi facciamo contro questo virus, che sono capaci di bloccarlo, non hanno bisogno di maturare per bloccarlo, perché sono li abbiamo già dentro, noi abbiamo, già, abbiamo, dei, abbiamo dei geni, gli anticorpi sono proteine, come tutte le proteine, sono codificati dai geni, quindi abbiamo dei geni che ci permettono di produrre questi anticorpi subito appena incontriamo il virus, o il vaccino, ok perché il, virus, il vaccino mima un pezzettino, un pezzettino di virus. E quindi quello che si vede, era una cosa che avevamo visto già in primavera, quando sono usciti i primi dati sulle risposte serologiche dei pazienti, quando una persona si infetta con il, il coronavirus... In tempi molto rapidi riesce a produrre questi anticorpi. Poi è chiaro che c'è chi ne produce di più e chi ne produce di meno, e secondo me la grossa scommessa di, del prossimo anno, spero che basti un anno, sarà Il di bambino. capire perché perché certe persone producono di più e perché certe persone producono di meno però sappiamo che tutti più o meno abbiamo la capacità di, di produrli e grazie a questo siamo riusciti a avere in nove mesi un vaccino che ha dimostrato efficacia, se, se questo tempo di produzione degli anticorpi capaci, utili, fosse stato più lungo probabilmente avremmo avuto un vaccino così così che funziona, ma sì, ma no, forse dobbiamo rifare l'esperimentazione, si andava avanti di un anno e succedeva un, un disastro. Invece siamo stati molto fortunati ed è proprio una caratteristica da una parte del virus e dall'altra del modo in cui si, in, in, noi rispondiamo al virus. Senti, ma questo colpo di chiappo è legato sempre a peccato originale antigenico in qualche maniera? No? Quello è un concetto eh, diverso ma... di cui poi magari parliamo, sì, c'è anche un peccato originale antigenico, c'è anche... Eh, allora, qui volevo però lasciare, lasciare eventualmente la parola a Stefano, però uh, per chiudere un po' la parentesi immunologica, perché poi è meglio andare a spiegare cosa sono questi vaccini RNA. Allora, ehm, noi abbiamo. I virus si assomigliano tutti un po' fra di loro, ok? Eh, in modo particolare, questo coronavirus nuovo ha delle assomiglianze con. Uh, due degli altri quattro coronavirus che girano nella, nella popolazione da decine, centinaia di anni e che causano poco più di un raffreddore. Quando si parla di assomiglianza, si parla soprattutto di questa famosa Spike, ok? Che è, questa proteina che, il, che si aggancia al recettore, che come tutte le proteine ha una forma tridimensionale e che come tutte le forme ha delle zone che assomigliano molto e le zone che sono completamente diverse. Okay? Questo virus ha delle, delle aree che assomigliano particolarmente strutturalmente come forma a. Altri due virus che sono, si chiamano OC43, HK1, che sono i famosi beta coronavirus, non sto ad entrare nei dettagli, e che circolano nella popolazione normalmente, cioè tutti gli inverni più o meno un 10% della popolazione si li fa questi virus qua, raffreddori, eh, infezioni aereo-respiratorie. La grossa scommessa in questo momento, che, che stiamo, su cui si sta lavorando parecchio, ci lavoriamo anche noi, con, abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro in Italia, molto, molto agguerrito, devo dire. È di capire se questa somiglianza gioca a favore o a sfavore. Quello che sappiamo è che quando una persona si infetta con il coronavirus. Partono subito quegli anticorpi di cui vi parlavo prima, quelli che, che i nostri geni sono pronti a produrre subito che, e sono capaci di bloccare il virus, e, ma partono anche gli anticorpi che, che in qualche modo cross-reagiscono, si dice una cross-attività, eh, la cui memoria ci deriva dagli precedenti incontri con gli altri virus. Dobbiamo capire in questo momento se questi anticorpi ci proteggono o no. Un esempio che tu hai citato, che interessa moltissimo. Che si sta studiando moltissimo, anche noi stiamo studiando, è quello dei bambini, perché i bambini questi virus dei raffreddori se ne fanno. Voi sapete, chi ha i bambini piccoli sa che tutte le volte che vanno, quelle parti dell'asilo tornano dieci volte all'anno dall'asilo con la febbre, se non di più. Ok, perché girano molto. Non è escluso, però, è ancora un'ipotesi. Stiamo veramente lavorando nel campo dell'ipotesi: che i bambini siano protetti proprio da questi anticorpi qua. Ok, una... allora risponderei subito a questa domanda, però, eh. prima di passare a Butto... Stefano Morabito, ma la preoccupazione che molti hanno, cioè che questo vaccino va a modificare o mutare le nostre stesse cellule è fondata o no, dicono, eh? ma gli effetti dell'interazione con le nostre cellule riesce a vedere dopo anni: ma è vero o non è vero, questa è la storia del vaccino transgenico di OGM che ho detto prima, allora Beretta, Clivio, risolvete questa storia, smondiamo questa Stefano. sciocchezza e poi passiamo a buttare. Stefano. Stefano è, è il, lo specialista no. in questo. Ah, ok, allora passiamo alla produzione del vaccino. Allora adesso allora. smontiamo il transgenico. Diciamo perché l'MRA non è transgenico e non cambia nulla. Ok, e poi passiamo a quanto tempo ci vuole per sì. produrre e come si producono questi benedetti vaccini. Allora, questo vaccino è un vaccino molto semplice, è costituito praticamente dall'RNA messaggero con un po' di sale. L'RNA messaggero è protetto da una pallina di grassi, di lipidi, e quindi viene stabilizzato all'interno di questa pallina, quindi un po' di grassi e poi degli zuccheri. Questo c'è, non c'è nient'altro nel vaccino. E questo fa sì che l'RNA messaggero una volta iniettato nel deltoide cioè qui appena incontra la cellula siccome sta in questa pallina fonde la sua membrana fonde questi lipidi con la membrana della cellula e quindi l'RNA messaggero entra ma la rimane cioè rimane nel citoplasma della cellula cioè non entra nel nucleo scusate non entra nel nucleo e quindi non si integra nel nucleo quindi non causa nessuna non si integra nel DNA nucleare anche perché non hai segnali per farlo in tutti i casi, anche perché è una eh, spieghiamolo sì, bene anche... questa cosa perché a me Alberto Clivi mi ha raccontato. Che <ride> allora per entrare all'unapark della Cellula, <ride> sì, non, biglietti. Biglietti, non puoi entrare quindi andare nel esatto. DNA della cellula umana non è una cosa così, devi avere i no. soldi. Poi devi trovare chi vende il biglietto, lo devi acchiappare. Averne tre se non ricordo male, poi me lo spieghi meglio. Adesso vediamo se sono tre, se sono le stesse che pensa Alberto. Comunque, per esempio, uno di questi è il fatto che l'RNA è a singolo filamento: l'RNA messaggero deve entrare in un uh, DNA che ha doppio filamento. Poi, per fare questo, per integrarsi, c'è bisogno delle sequ di sequenze particolari che permettono. A questa eh, molecola di RNA di introdursi, quindi di integrarsi nel, nel, nel DNA, e infine deve essere l'aiuto, chiamiamolo così, di un enzima, eh, l'integrasi, che non c'è in questo vaccino. E quindi in tutti i casi, tutto questo rende impossibile all'RNA di Primoti entrare nel nucleo, ci sono delle sequenze. I deve entrare nel nucleo. Quindi quattro diciamo sono quattro sì. allora. <ride> ecco, io ne vedo almeno quattro. Eh, deve entrare nel nucleo, non riesce a entrare nel nucleo, non riesce a integrarsi, e quindi direi che possono stare tranquilli tutti coloro che pensano che questo sia un vaccino transgenico che causi mutazioni, sì. che causi effetti a lungo termine, perché certo, una cosa integrata. Vorrei fare anche una cosa riguardo a questo. Mi, sono, mi ricordo di un articolo uscito su Repubblica del professor Cassone che diceva: Ma voi non vi rendete conto di quanto DNA di agenti patogeni estranei a noi si è, si è già integrato nelle nostre eh, cellule e che noi trasmettiamo ai nostri figli atavicamente? Quindi, quindi aver paura di una cosa che poi non riesce nemmeno a integrarsi è. Eh, quindi la abbiamo smontato è, questa Non è proprio possibile. Del... Certo. Esatto. oggi è... Sono, sono poi anche cinque, perché eh. Eh, a questo vaccino manca un altro, un altro enzima che è la trascrittasi inversa. Cioè, ah, eh, ah no, vabbè, certo, ah, certo, <ride> <l 'integrarsi ride> nel DNA deve diventare DNA okay? esatto a doppio eh, filamento. Un virus come HIV ce l'ha. Ha la trascrittasi inversa, esatto. ha dei geni che codificano per questo enzima che trasforma l'RNA in DNA. Ma certo. naturalmente eh, questo vaccino che ha, come diceva Stefano, è una pallina di grasso con dentro un po' di RNA, eh, è solo l'RNA che codifica, che porta l'informazione per la proteina spike. Quindi non ci sono esatto. altri geni. No. E quindi... Allora, svolta... Smondata, non la voglio più sentire questa storia. Okay. Per favore... No, non parlate più di... Ok, allora questa è una cazzata, e stop. No, Ora abbiamo smondato la prima cosa. Ora la gente è preoccupata. Quanto tempo ci vuole per produrre i vaccini? Prima eh. li volevano, appena sono arrivati in tempo. No, ma ci avete messo poco, volevo aspettare quattro anni. Allora per piacere, Butto, ti prego, ci, spiega la storia. Ci provo, Allora, questa è una domanda che sui social ricorre spesso, molto spesso, ma non solo sui social, anche eh, colleghi eh, miei, non colleghi, diciamo eh, persone che non sono ricercatori che vengono a dirmi: Ma insomma, ma ci avete messo un po' poco? No, mi eh, sa che qui eh, c'è qualche cosa eh, che chissà esatto. che ci guadagna, eccetera. Le big Pharma, le big <ride> esatto. Pharma. Allora, io di direi eh, che sono molteplici eh, le ragioni per cui ci si è messo così poco. Adesso provo a dirvele diciamo in modo piuttosto rapido perché ci sarebbe da parlare molto. In primo luogo l'abbiamo già accennato: è l'evoluzione della tecnologia. Noi, eh, questo RNA, dentro la nanoparticella, questa pallina di grasso che fa tutte queste cose, qualche anno fa. Non, non eravamo in grado di farlo. Poi con la ricerca, soprattutto per i vaccini contro Zika, eh, poi anche contro la fibrosicistica, penso che ci fosse, no? eh, che hanno usato questa tecnologia, eh, questo ha affinato molto e quindi siamo stati già in grado di farlo, Abb abbiamo eh, quindi un background che ci ha facilitato molto. La seconda cosa l'abbiamo già accennata per primo, cioè noi non siamo partiti da zero, noi abbiamo l'esperienza della SARS-CoV-1. Esattamente, e dieci anni, dieci esatto. Anni. E, e non posso dire va... mesi, sono dieci anni, ma, ma ve, ve lo dico vede? proprio in Lucano, sono dieci Beh. anni, mannaggia, la esatto. <ride> E come ha detto Fauci rispondendo proprio a Trump, guardi guardi, Presidente, che noi il vaccino per la SARS-CoV-1 ce l'abbiamo. Non l'abbiamo fatto perché non c'era bisogno, ma ce l'abbiamo già. Memori di questo, sulla base di questo si è costruito. Quindi, io ho dato una diapositiva, ma posso parlare anche senza questa diapositiva. Eccola, questa qui, no? La fase preclinica, che vedete eh, in, qui in, in arancione, per, né, mentre per gli altri vaccini, fino adesso, possiamo dire tutti tranne questo, va, diciamo così. E ha richiesto molti anni perché bisognava trovare l'immunogeno adatto, poi bisognava sintetizzarlo, poi farlo in modo che potesse essere somministrato all'uomo, testarlo sui modelli animali e così via. Qua noi avevamo già, vedete sotto, una fase preclinica già fatta e ha richiesto pochi mesi perché già eh, si sapeva eh, sia come questo virus agisce sulla base della, della salsa COV1, eh, sia il target che era questa che è questa proteina spike poi avendo questa tecnologia dell'RNA messaggero ma non tutti sol solamente parlo di Pfizer e di Moderna sono partiti con questa tecnologia altri sono partiti con altre tecnologie ma il target è sempre la proteina spike a questo punto devo dire che l'altra grande grande eh, ragione per cui eh, è stato possibile fare questo vaccino è tutta sociale, cioè sono i soldi. Perché? Perché questa è una pandemia. È una pandemia che ha colpito tutto il mondo e quindi è tutto il mondo è interessato. E quindi tutti ci hanno messo i soldi, pubblici, enti pubblici, privati, associazioni, anche singoli cittadini. Tutti hanno messo i soldi e quindi molte persone si sono messe a lavorare su questo. Molti di noi si sono riciclati. Io non mi sono riciclato, ma continuo a lavorare sull'HIV. Ma, ma lavorerò anche su questo. Ho lavorato eh, anche eh, su questo. E quindi questo team eh, universale, diciamo mondiale, ha fatto sì che si potesse arrivare in tempi relativamente brevi: anzi, no, brevi, non relativamente brevi, alla, a, a, a questa formulazione vaccinale. Eh, ricordo solamente per brevità che eh, adesso parliamo del virus modern, eh, Pfizer per primo, Moderna dopo, poi arriverà AstraZeneca, poi vedremo la differenza tra questi qui. AstraZeneca certo, certo, la vedremo in eh, maniera Sì, utilizza un altro, un altro approccio vaccinale, ma ce ne sono almeno un centinaio di approcci diversi che stanno ancora in fase preclinica o in fase 1 o 2, no? E quindi c'è un sacco di carne a fuoco e questo ha fatto sì che si, è accorciato, molti, si siano accorciati molti tempi. Poi, quindi, laddove ci sono i fondi c'è anche la possibilità, la massa critica e la massa di persone che ci lavora sopra. Poi, le agenzie regolatorie hanno permesso quello che vedete sotto, questo diciamo trucchetto per accorciare i tempi. Ehm um, la sperimentazione nell'uomo avviene in tre fasi. Una prima fase va a valutare l'assenza di tossicità della mia preparazione. L'ho già valutata negli animali, ma ovviamente va valutata nell'uomo. Per questo si utilizzano poche persone, decine di persone, ho messo 20-50 circa. E poi se la, la preparazione eh, eh, risulta eh, eh, non c'è tossicità, si passa alla seconda fase in cui si deve valutare sia i dosaggi sia uh, la capacità di indurre le risposte immunitarie che abbiamo visto essere protettive negli animali. Va bene? E questa è la fase 2. Poi se la fase 2 è superata, nel senso si inducono le risposte immunitarie che noi aspettiamo, andiamo a vedere uh, se questo è efficace. E questa è la fase 3. Questo è quanto accade normalmente per un vaccino. Tra la fase 1 e la fase 2 devi presentare una documentazione che le agenzie regolatorie valutano, ti dicono sì, va bene, puoi andare in fase 2. Sì, va bene, puoi andare in fase 3 e così via. E questo richiede anni, tempi, tempi molto lunghi. I tempi qua si sono accorciati sia per la caratteristica del virus, come diceva Alberto Beretta e Alberto Clivio, che insomma fortunatamente abbiamo degli anticorpi molto efficaci, quindi siamo stati in grado anche di valutare. Eh, L'immunogenicità eh, e, e l'efficacia in modo molto rapido, però si sono accorciati perché, come vedete nella, nella parte sotto della figura, a un certo punto della fase 1 ci si, ci si è interrotti, si è fatta un'analisi ad interim, si sono presentati questi dati. E dice dicendo ok, noi andiamo avanti, però nel frattempo non abbiamo visto assenza di tossicità. Iniziamo a prepararci per la fase 2. Guardate, questa è una scommessa eh, in termini di soldi, perché poi comunque se tu finisci nella fase 1, trovi che invece è tossico, tu hai buttato via i soldi e non vai in Stefano, fase Stefano. 2. Sì. Scusami, allora stai dicendo una cosa importante. Allora cerchiamo di capire queste cose. Allora, Prima era tutto una fase dietro l'altra, in questo caso si sì. è innovato, ma mettendo a rischio anche i capitali, eh, eh, no, eh, non eh. la gente, ma i capitali, no, no. perché potevi contemporaneamente fare due cose e poi rimanere fregato alla fine perché la cosa era, era tossica. Eh. Questa è eh. una. Un'altra cosa importante, vorrei che fosse chiaro, la gente dice, oggi l'ho sentita questa cosa, però uh, allora, ripeto perché è importante, eh, ma fino adesso hanno testato solo sugli animali, ma no. non sulle persone. Allora, Pfizer e Moderna su quante persone hanno a oggi testato queste cose? Allora, guarda eh, per quanto riguarda lo studio vero e proprio, si parla di 40.000 persone, però 20.000 hanno ricevuto il placebo, quindi 20.000 per Pfizer e penso altrettanti per Moderna. Ma ma attualmente, leggevo proprio adesso, ad oggi, eh, almeno negli Stati Uniti, sono 2 milioni le persone già vaccinate. Allora, le, credo, eh, metto, metto un bene. punto Stefano, perché io vado per punti. Sì. Allora, chi ci ascolta, non è vero che è stato stato sugli animali, non è vero che non è no. stato provato sulle persone o poche persone, stiamo parlando di 40.000 persone qui, a oggi, tra eh, Stati Uniti e eh, Europa, che sono sì. stati vaccinati. 8 8 milioni milioni. Persone. Eh, eh, 3 no, milioni mezzo no, di persone sì. sono, ci sono sì. state otto reazioni avverse esatto. non con decessi e è per motivi che era risultati. gente che era già malata, era in condizioni già per fatti suoi uh, che aveva dei problemi. Okay? Uh, quindi chiariamo delle, questi delle... numeri: se no la gente vive nell'iperuranio, ma non è colpa sua perché legge dovunque fesserie. Esattamente, è proprio come hai detto tu, eh, ci sono avuti eh, su circa 3 milioni, ecco, sapevo così, negli Stati Uniti 2 milioni, poi considerando anche gli altri vaccinati, su circa 3 milioni si sono avuti decine, una decina di reazioni avverse. la osservazione che... di Zipeto, scusatemi. Osservazione Zipedeci, carissimi, mi state facendo un bel lavoro, però non so dieci anni dalla SARS, ma sono 17, hai ragione. Sì, sì, Donato. Hai ragione, Donato. quindi abbiamo avuto più tempo ancora, scusatemi. Allora se Donato mi sente io sì, no, ma non volevo correggere Nato, io ho fatto 2003, ho fatto un attimo il calcolo, però vabbè, insomma, comunque il principio era quello, no? E cioè, tanti anni. Ecco, quindi dicevo: solamente in persone che avevano eh, allergie. Ma non allergico, io sono allergico a no, che stanno, stavano uh, sotto farmaci e quindi forse per queste persone bisognerebbe utilizzare una attenzione speciale anche da parte del medico per vaccinare. E Interrompo forse c'è Ti devo interrompere per forza, Butto. Sì. Uh, allora questa storia dell'allergia dell è classicamente, però ditemelo voi, immunologi, biologi e scienziati, io sono un umile giornalista scientifico. Allora, i vaccini classici, non questo mRNA, sono uh -huh. sviluppati utilizzando, come mi ha insegnato il professor Clivio, uova oppure uh, proteine animali. Sì, quindi. perché i virus eh. crescono eh. in queste. Eh. E quindi queste allergie potrebbero essere quelle di cose più classiche legate a questo. Invece, questo mRNA non viene eh, prodotto così o mi sbaglio no, no non ti sbagli è sintetico e come eh. ho detto prima ci sono un po di lipidi dei sali e degli zuccheri e quindi questa storia di questa allergia allora eh, è vero che c'è anche il polietilene agricole il peg il famoso peg quindi non, non lo nascondiamo ma Bravo. il peg si trova il peg si trova nei dentifrici nelle bevande gassate in alcuni alimenti, nelle zuppe liofilizzate, eh, mo non mi viene, ah, nei farmaci, co, nei cosmetici, eh, viene utilizzato in, medi, in medicina per, eh, per, chi, per la stipsi, no? E nei gelati, scusami. E, si cioè, e dove? E nei gelati e nei gelati, nei gelati. Nei gelati. <ride> esatto e, e la quantità di peg che si trova nel vaccino che credo che sia usato più che altro come solvente per, per non far seccare la, la preparazione credo e eh, non vorrei dire ma insomma eh, la quantità è veramente minima in confronto a quella che tu ti mangi o, o, ti, o ti prendi con i farmaci o ti metti addosso come, eh, come cosmetico e è vero che, comunque, l'FDA ha detto, uh, ha sollecitato ricerche ulteriori per vedere se è vero che il PEG che è responsabile di queste rare reazioni, eh, rare, diciamo sempre rare. Sì. E poi facciamo... cosa. Scusa, dimmi, sì. dimmi, dimmi dimmi. No, no, poi voglio dire, facciamo la cosa: dice, oddio, ah, ma io sono preoccupato, ma a fronte di un 3,54% di mortalità e di situazioni veramente gravi, che è questa malattia, cioè io a 66 anni ho più del 3,54% di probabilità di morire se me lo prendo, eh, ma senti io rischio questa reazione grave, che poi finora non è morto nessuno su questo. Adesso voglio dire, andiamoci anche con Grano Salis vediamo il rapporto costi-beneficio che nettamente la, la, la bilancia pesa proprio dalla parte della, della vaccinazione bravo, bravo allora eh, io ti faccio un'altra cosa un altro appunto e poi vedo una cosa strana che è arrivata in regia e eh, dopo la devo passare perché è venuto a trovarci qualcuno eh, eh. Eh. allora io aggiungo una cosina uh, mi risulta che Pfizer, no? Questi vaccini mRNA hanno avuto il problema del trasporto perché era necessario portarli a meno 80 gradi. O ricordo male? No, ricordi bene. Allora, uno solo, solo però, Pfizer. Eh. Eh, allora, vera, no. prendiamo Pfizer a meno 80 gradi, invece altri vengono portati a temperatura ambiente, cose del genere. Ora, facciamo capire una cosa, se l'ho capita prima io. Per portare un vaccino e farlo girare a, a temperatura ambiente ci vogliono degli stabilizzatori. Sì. Okay. Allora, che significa? Significa che devi mettere qualcosa in questo vaccino per stabilizzare, no? Sì, esattamente. Quindi non che lo sporchi, ma se no eh, non lo puoi portare in giro. Allora, a questo punto, quello Pfizer che lo porti a meno 80% è qualcosa in cui non ci metti quello che ci metteresti in un altro. Mi spiega come questa storia? Guarda, è, è abbastanza semplice. Eh, io investo sul fatto che devo portare eh, a meno 80 questo vaccino, ma dentro non ci metto qualche altra cosa, lo stabilizzatore che dici tu, che poi potrebbe essere un ulteriore, un motivo ulteriore di una. Una reazione allergica o qualcosa, e quindi tipo, diciamo che c'è alluminio tipo anche di queste cose qui? Ma l'alluminio? Sì, potrebbe essere l'alluminio, ma l'alluminio è più che altro un adiuvante. Io non so, Alberti, mm. Alberti forse mi aiutate meglio. No, io credo no, l'alluminio non c'è, no, no, non c'è no, alluminio. No, nel, no, no. Nel... no, no qua dentro, ecco qua dentro, voglio dire, non c'è. Ecco questo volevo dire. Ah, l'alluminio negli altri preparazioni vaccinali eh, viene utilizzato come adiuvante e eh, ma anche come stabilizzatore, probabilmente. Vabbè, ma ecco appunto, dire, quindi. Eh, non ci non è perfino pure non dico più pulito però ha meno roba dentro eh, rispetto eh, agli me, altri eh, sì, ma che vogliamo di più cioè, addirittura pure questo e, e, e mi fermo un attimo perché io devo, vedo una persona e, e, e non la posso lasciare non la posso lasciare lì aspetta un attimino allora uh, chi c'è chi c'è vedo bussare alla porta dobbiamo capire chi è allora ma a me mi... ma, chi è? Chi è? ma chi è ma scusa ma... ma lei chi è Epifania de de Magis Ah, ma al secolo quindi lei è la befana, ma è certo, è certo. Buonasera, sono in onda. Sono, sono... sono in onda? Oh, che bellezza, sono la seconda, ma seconda, ma seconda ma Come, me... sta... Come state? State bene? Buonasera, tutti certo. bene? Oh, che sì, bello. Sì, bello. Io, bello. Io non ero sicuro che lei venisse perché lei è impegnata perché sta preparando la serata. Dell'epifania. Sto, sto, sto scegliendo le calze, sto, sto scegliendo delle calze. Ma che eh, calze so, sono? Eh, allora, 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 a parte che eh, le calze per i bambini, quelle sono già state scelte fatte, tutte con le caramelle. Quest'anno, tutti bravi, eh? Tutti bravi, perché dopo questo periodo, tutti, tutti bravi, diciamolo, eh? E quindi portiamo le caramelle. Niente carbone, niente. Ah, però poi ho pensato, no? E, e, mi piacerebbe portare delle calze anche agli adulti, ecco, agli adulti ai grandi, insomma. E, e loro ho detto, però non sono stati tutti bravi, giusto? Non sono stati no, tutti bravi. Cosa? Non, cre non allora, credo, allora, 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 allora ho detto, beh, eh, allora a quelli bravi portiamo eh, le, le calze a rete, que quelle di marca, eh? Di marca, ecco. eh no, mi scusi, una cosa c'è una cosa che mi sfugge, sì. ma io la ricordavo, almeno la mia infanzia l'ho passata così che lei era, uno, brutto, un po' bruttina, era, eh. poi era un pochino con delle cose un po' più cenciose. Io non la vedo tanto così, perché lei... No, eh no perché quella era la Beatrice Donna, quella era la Beatrice Donna, e adesso ho ereditato io questo ruolo. Eh, eh, ah, eh, si eh, eh, di, sono, di nonna, in sì, nipote, assolutamente, figli assolutamente è ereditaria anche la la, 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 la befanità è ereditaria ma perché no, lei è, a, a, è vestita così? ma che ha in testa? Non è, per, sta... perché, perché io abito a Milano io abito a Milano in via Santa Marta e, oh, e, oh, e, e sono il mio papà aveva una galleria lì d'arte oh, di mia oh, E quindi insomma, sono una, insomma, sono una, una befana un po' elegante. Eh, eh, e questo ma non, è, ce poi... la, non ce l'ha la scopa? Lei non ho capito, no, no la, Maserati. La, 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 la Maserati. La Maserati, <ride> sì, la Maserati. È, a Milano, quando si abita in certe zone, <ride> puoi andare con la scopa in giro, eh, ma neanche con un'utilità, voglio dire, e quindi. Eh, eh, Ma lei quindi me... sta, facendo, sta facendo due calze. Una l'ho vista certo. molto sofisticata. Eh, è per... questo, questo è la, la calza a rete, quella con l'ampia, così ci stanno detto tante carabelle, tanti dolci, così, per tutti i ricercatori bravi, per tutti gli operatori oh. sanitari, per tutti i medici che quest'anno davvero hanno dato il, il meglio di loro proprio. E Buona. quindi a loro porterò la calza, la, la calza quella bella, e piena di cose buone, di, 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 di dolci. Ecco, sì, invece... dove l'ha comprata in via Monte Napoleone? Non eh, no, in via della Spiga. Queste, queste sono in via della Spiga, sono un, un negozio da cui io mi servo eh, per, le, per le mie calze, i mie, 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 miei calzettoni che non sono più calzettoni adesso. L'altra calza, l'altra calza invece, e sto scegliendo. È una, è una calza un po' schifosa. Eh, questa è stata messa da Babbo Natale durante la, 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 sua, la consegna dei doni. No, e quindi fa. Fa un po' schifo, puzza un po', probabilmente ci sono anche delle, delle caccole di renne. ecco. E questa invece, brutta, zozza, la riempiamo di carbone e a chi la portiamo? A tutti quelli, virologi, medici, eh, scienziati pseudo, che sono andati in televisione a fare le vedette e a sparare. E questa la portiamo Bravissimo. a loro, piena di carbone Bravissimo. e puzzolente. Bravissima, mi dice, fa molto piacere. Ecco. Allora, uh, Uh, voglio ricordare tutti quelli che non ce l'hanno fatta, adesso molto seriamente, quella calza, la calza di seta di insomma, ci vorrebbe una calza più che di seta per uh, tutti gli operatori sanitari che ci hanno rimesso la vita certo. per fare quello che hanno fatto, un saluto a loro, e un ricordo. Allora, tornando a Scienza Show, uh, senta, ma qualche domanda perché lei io l'ho invitata perché? Perché con Alberto ci siamo detti, scusa, ma una, chi, chi possiamo chiamare che sente le voci, non nel cervello, nel senso che va casa a casa a sentire gli umori degli italiani, cosa pensano del vaccino? E abbiamo pensato insieme a, eh, la Befana, non sapevo che al secolo si chiamasse Epifania dei Magis. C'è eh sì. qualche domanda da fare particolare? Allora, io in questi giorni, che, che anch'io, insomma, sono una un po' vanesia e vado per negozi, anch'io oltre che per i regali, così anche per me stessa. Questo è uno scialle di Gucci, eh, E questa è una spiglia di Bulgari, <ride> ovviamente, perché, eh, eh, insomma, anch'io ho, ho i miei vezzi, ecco e, e, e poi non mi piace, insomma, mia, la mia triste domanda in giro col sacco di Utah in testa. Adesso non si può mica più nel 2020 andare in giro con i sacchi di Utah, ecco. ma lei ma lei nel vaccino, però quelli vecchi li ci mettevano loro dentro come, come stabilizzante, loro e il platino? Uh, no, ci, ci mettevano loro il platino. io mi ricordo il mercurio, però vabbè. Ah, okay, ecco. Va bene. Va bene. Uh, ehm, ascolta, ecco, no, no, è vero, è vero perché eh, c'è molta una gran confusione, una grande agitazione qua a Milano, eh? devo, devo dire che eh, io adesso sto girando qua, poi adesso poi girerò anche ovviamente in altre zone, però c'è una bene, agitazione, una grandissima confusione eh, perché hanno paura c'è cioè gente che, che ha proprio paura che non vuole vaccinarsi che, 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 eh, chi, che pensa delle cose strane insomma, di questo vaccino, che ci mettano dentro delle robe morte, piuttosto che delle robe velenose eccetera, Vabbè. Eh, ma ecco, ecco per, per esempio, eh, tante persone, io conosco anche tanti vecchietti perché ovviamente la mia età non è delle, delle più giovani, e, e, e queste insomma, si chiedono: ecco, eh, ma, uh, ma chiunque può vaccinarsi? Chiunque può vaccinarsi, non ci sono controindicazioni per, per, per questa vaccinazione? Eh, perché non è che dà appunto, effetti strani, prima io sentivo, no? ho afferrato qualcosa mentre stavo preparando le mie calze, ho, ho afferrato qualche cosa che insomma no, non, non dovrebbero esserci dei problemi così gravi, però ecco la paura è soprattutto per chi ha magari avuto già malattie, eh, operazioni, eccetera, insomma hanno un po' paura di, di, di questo. C'è anche una che prima ci ha chiesto se questo vaccino può influenzare la fertilità femminile. A questo, guardi, in ogni caso ormai non, non è un problema perché ormai ho superato da gran tempo quel momento quindi io mi, ho, ho l'animo in pace, però no, può essere. Insomma, non lo, non allora, lo so. vediamo cosa le rispondo. Chi, Chi risponde se tutti possono farsi questo vaccino? Come va la possiamo, storia? Possiamo rispondere un po' tutti. Io inizio se volete. Eh, la sperimentazione è stata fatta eh, dai ragazzi dai 16 anni in su, quindi non sappiamo nei bambini, c'è bisogno di, eh, di, di una sperimentazione ancora, quindi i bambini no. Bambini no. No. Eh, poi se andate poi anche sul sito dell'AIFA, eh, le vedete queste risposte. E poi eh, abbiamo parlato delle persone con gravi allergie. Più che no, sotto stretto controllo. E personalmente, se posso anche per, permettermi di dire la mia, io eh, mi asterrei dal vaccinare finché non ci sono eh, dati eh, ulteriori, che già sono molto promettenti, come avete visto, perché la probabilità è bassa. E poi, nelle quella decina di persone che. Ecco è successo qualcosa, eh, sono riusciti. Non è che sono morte, sono, stanno bene adesso. Ecco. E, poi le persone, le donne in gravidanza. Le donne in gravidanza, e questo con molti vaccini è, è così. In genere, io però non sono un medico, però quello che so oh, da, da vaccini è che se sono vaccini. Eh, con organismi che si replicano cioè virus vivo attenuato o forse anche un vettore eh, virale o batterico allora è sconsigliato ovviamente è allora, scusami, butto, butto, in questo sì. caso no ok allora Butto eh. uh, sono domande giuste eh, mm. forse c'era il preambolo da fare di la differenza di questi vaccini cioè noi abbiamo eh, sì. questo lo Pfizer il il moderne che sono a mRNA e poi arriverà quello russo quello cinese e quello Oxford, chiamiamolo così sì. sono, co sono completamente diversi, magari sono con diversi. La, quello a mRNA certe cose sono meno difficili che accadono, invece con gli altri a vabbè, bisogna però, mettere in conto eh, ah, questo può magari far orientare la trasmissione può sembrare che la trasmissione orienti Uh, che ne so Sartini dice no io o mi faccio l'MRNA o non mi voglio vaccinare ecco questo, questo potrebbe accadere però eh, noi dobbiamo vero. dire la verità e la verità questa è questa non è che possiamo sì. dire le bugie c'è differenza no. tra un vaccino e l'altro e, e quindi dobbiamo dirlo e poi ognuno tira tra le sì. conseguenze e non ci possiamo fare niente magari buonanato, per chi buonanato. ha delle problemi, sì, magari per chi ha dei problemi magari più Uh, sarebbe meglio farlo con uno rispetto che con un altro, ma è un pensiero di Renato Sartini. Questo uh, Beretta sì. chiarisci bene questa cosa visto che volevi parlare. Sì, prima di parlare delle differenze tecnologiche eh, di, dei vaccini, la grossa differenza fra i due vaccini americani è da una parte. E anche AstraZeneca, e per, per esempio il vaccino cinese o il vaccino russo, è che dei vaccini americani noi abbiamo dei dati uh, molto esaudienti, assolutamente trasparenti. Uh, le sedute del panel di esperti dell'FDA che ha analizzato, ha deciso se consigliare di prendere o non prendere il vaccino, di, di dare o non andare all'autorizzazione al vaccino, è stata era aperta in streaming. Io l'ho seguita per otto ore alla fine della seduta. 19 su 20 hanno votato a favore uno si è astenuto Allora, ti eh, fatti, io... aspetta che ti interrompo perché eh. c'è una domanda specifica ah. ce la fa uno esperto Luca Pacini eh. no aspetta era, sì, era questa qui però te la devo leggere allora faccio una, lui dice faccio una domanda tra virgolette cattiva ma io so che tu gli puoi rispondere mm. perché sei il protagonista ah. di questa cosa la commissione mm. FDE quindi l'agenzia americana ha approvato Pfizer con 17 voti a favore il Moderna con sì. 21 è solo nazionalismo americano? No, allora, eh, allora posso rispondere perché ho. Um... Io ho chiamato, ho mandato una mail all'unico che aveva votato uh, che si era astenuto, okay? Michael Curilla, che è un direttore di un grosso dipartimento dell'NIH, e gli ho detto, Michael, perché ti sei astenuto? Okay? Perché volevo vedere chiaro, arrivare fino in fondo e capire qual è questa storia qua. E lui mi ha detto, guarda, io, il motivo per cui sono astenuto è molto semplice, eh? secondo lui, sarebbe stato meglio fare un'introduzione graduale, cioè fare una quello che si chiama un expanded access in termini tecnici. Vuol dire che si fa una si, si allarga la sperimentazione degli 80.000 a tipo 800.000 o anche 8 milioni. Okay? Questo non perché aveva paura degli effetti, diciamo, dei rischi legati al vaccino, ma perché quello che sta succedendo è che in, 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 avendo l'autorizzazione... Voi sapete che la sperimentazione Pfizer moderna è ancora in corso, perché quello che loro hanno ottenuto è stata un'autorizzazione all'uso emergenziale, che non è una vera autorizzazione in missione in mercato. Eh. In questo momento loro non possono vendere il vaccino, loro lo danno, sono autorizzati a dare agli stati nazionali che li distribuiscono e ci fanno quello che vogliono. Okay? L'autorizzazione vera e propria all'immissione in commercio richiede un'osservazione di almeno sei mesi Day dopo la seconda iniezione, quindi si concluderà fra quattro mesi e a quel punto, se tutto sarà confermato come speriamo, verrà data l'autorizzazione. Allora, cosa succede? Che avendo avuto dall'FDA l'autorizzazione uso emergenziale, eh, il temore di questo collega era che la, la sperimentazione andasse un po' in crisi, perché voi capite che se io sono mi sono arruolato spontaneamente in un trial vaccinale e mi sono beccato il placebo, ok? E poi mi dicono, guarda che funziona benissimo. Io la prima cosa che voglio fare è andare dal mio medico che mi ha rollato e gli dico, guarda, io esco dal placebo, prendo l'attivo, cioè prendo un vero vaccino perché non ho voglia di rischiare. Quindi e questo è un grossissimo problema. Che adesso eh, sta spieghiamolo, ponendo... spieghiamolo bene, però... Cioè, l'hai spiegato benissimo. Allora, però sottolineiamo questa cosa. Con questa storia dei Pfizer, scusami, non Michel Pfizer, sì. ma Pfizer, uh, si rischia con l'uscita di questi. Che tutti gli altri vaccini non possono sperimentare, approfondire la sperimentazione perché la gente dice: Ma io perché, se questi funzionano, devo rischiare di prendere un placebo e magari acchiapparmi il Covid al malarme? Allora, questo... Io l'ho semplificata. Sì, scusa. chiudo solo una, solo una cosa: che la risposta che mi ha dato Michael Corilla mi ha molto tranquillizzato perché è stato l'unico su, sui 21-21 a avere. E, e, stiamo parlando di Moderna, su file ce n'erano altri due o tre, ma più o meno erano tutti nello stesso. Il criterio era quello: avrebbero preferito fare una, un expanded access. Uh, um, quindi questo mi ha tranquillizzato perché questo solo per dire di come questo processo. Di, di, di analisi è stato estremamente trasparente. I, i, i report, cioè tutti i dati, il pacchettone di dati è disponibile online. Io me lo sono letto tutto, mi sono analizzato i dati e mi sono. Ok, funziona. Il discorso del, di quello che succederà adesso con le sperimentazioni in corso è effettivamente un discorso molto delicato perché. È delicato per le sperimentazioni in corso, quelle già avviate, come appunto Pfizer, Moderna e forse anche AstraZeneca, che non so cosa faranno. Okay? Lì dovranno decidere cosa fare le aziende, se continuare con il, il discorso del placebo e dell'attivo sempre in cieco, okay? dovranno però chiedere ai volontari... Spieghiamo in cieco? Aspetta, aspetta, spieghiamo in cieco. In cieco vuol dire, che, nessuna... cieco vuol dire che lo sperimentatore, il medico, quello che somministra il vaccino, non sa se sta somministrando un attivo o un placebo e non lo sa neanche il paziente, nessuno lo sa se non qualcuno che ha chiaramente i codici, perché qualcuno deve saperlo ovviamente, e questi codici sono codici criptati che sono disponibili e che vengono aperti quando si fa l'analisi dei dati, okay? in modo da evitare che ci siano... Come si chiamano, dei bias cognitivi, come si chiamano, okay? o delle influenze di, di, no, non volute. Questa è la regola d'arte delle dell sperimentazioni in cieco. Per il futuro, eh, secondo me il problema si risolverà in un modo molto semplice, e in questo caso, qua ci vengono in aiuto proprio i dati e quelli di cui parlavamo prima, cioè il fatto che noi sappiamo che. Quando uno ha gli anticorpi è protetto, forse non solo dagli anticorpi, ma, ma è protetto. In altre parole, gli anticorpi sono quelli in, in termini tecnici si chiamano un correlato di protezione, una bandiera che quando appare vuol dire che la persona è protetta. Non è detto che siano loro a proteggerla, ma vuol dire che se ce l'hanno sono protetti. Allora, cosa succederà? Che probabilmente i futuri trial vaccinali verranno fatti senza placebo, okay? I, i soggetti riceveranno solo il vaccino. Okay. si misurerà l'efficacia del vaccino a indurre anticorpi e se l'efficacia raggiungerà un certo livello si darà l'ok okay all'utilizzo del vaccino ok, okay. ma uh, un'altra cosa uh, importante uh, Epifania Epifania c'era un'altra domanda da fare o devi volare? No, un'altra un cosa che volevo chiedere che mi incuriosiva perché comunque eh, io insomma sono uh, a servizio dei bambini dei ragazzi ecco quindi abbiamo capito che i bambini eh, per, per la spiegazione che hanno fatto i ricercatori appunto hanno questo questa probabilmente questa possibilità di difendersi no perché si fanno tutti questi raffreddori eccetera eccetera e, ma i ragazzi ragazzi di 13 14 15 anni insomma che da quello che ho capito, non verranno, non, non, non verranno vaccinati, no? per, per questo non, non è stato dato appunto l'ok, E per questi manifestano, cioè si, si contagiano, si ammalano. E eh, cosa si può fare per questi qua? Che comunque eh, adesso poi forse torneranno a scuola? Perché si pensi? I ragazzi delle medie sono sempre andati, ma eh, tranne eh, qualche settimana. Ma i ragazzi delle superiori se tornano a scuola, questi qua. Eh, è un problema nel senso, si può fare qualcosa? Non lo so. Perché insomma a me stanno a cuore anche loro, che non sono più piccolini, però insomma sono sempre dei ragazzi. Vabbè, poi infettano, se infettano, dobbiamo capire. Eh, infettano. Allora che rispondiamo ad Epifania. <ride> Allora, su, eh, la risposta secondo me è in questi, in questi termini: qua, noi di questo vaccino, di questi due vaccini sappiamo che proteggono contro la malattia, ma non abbiamo ancora la prova che proteggano contro l'infezione, contro la trasmissione dell'infezione, cioè contro okay. l'infezione asintomatica in poche parole, okay? finché non c'è quella prova, darla ai giovani è, secondo me perlomeno è assolutamente inutile, perché come i giovani tranne i rarissimi casi non si ammalano. Quindi, finché non abbiamo un vaccino che siamo sicuri protegga contro la trasmissione, andare a, a, ai giovani, secondo me, veramente no, eh, non ha senso. Questo vaccino va veramente calibrato perlomeno in questi mesi che vengono, l'anno che viene, visto che poi, comunque, potrebbero esserci anche dei problemi di, di disponibilità, no? perché non, non sappiamo se ne avremo abbastanza. Va calibrato sulle persone a rischio, cioè le persone che quando prendono il virus ammalano sostanzialmente. Poi, dopo i giovani, magari in un futuro li vaccineremo anche loro. Questa è la mia opinione personale, ma credo che sia più o meno. Non so Stefano, cosa ne pensi tu? Sì, sì, no, no, è uguale esattamente questo. Ah. Cioè, volevo aggiungere ah. che comunque l'EMA, cioè eh, la European Medicines Agency che è l'equivalente dell'FDA, l'equivalente europeo delle le agenzie che approvano i farmaci. Esattamente eh. un'agenzia regolatoria che approva i farmaci, ha uh, già uh, messo sul piatto della bilancia con la Pfizer che devono fare la sperimentazione nei, 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 bambini, diciamo nei ragazzi sotto ah. i 16 anni. Allora, scusatemi, eh, c'è una domanda importante secondo me. La fa Mariano Miranda. Sono tutte importanti, però questa mi sembra. Allora, appena ho letto di un'infermiera spagnola che è risultata positiva dopo 24 ore dalla somministrazione della prima dose, era già incubato il vaccino Pfizer Bio, BioNTech? Non è efficace quindi con virus in corso? Uh, no, allora di sicuro dopo due giorni, come dicevamo, se vi ricordate quelle curve che abbiamo fatto vedere, le, i, la prima efficacia appare dopo 12, 12 giorni dalla prima inoculazione, il 90%, 95% di efficacia si, si raggiunge solo dopo una settimana dalla seconda. Uh, vaccinazione, quindi uh, fare il vaccino lunedì e infettarsi il martedì o mercoledì vuol dire che, che, che questa persona probabilmente l'aveva già prima di fare il vaccino. Questo, questo il virus, questo, queste eh, sono aggiungere... Scusa, Stefano, no, no cioè, vai pure. Ah, Scusa, aggiungerei però eh, che mi sembra l'ultima parte diceva, ah, allora il vaccino non protegge. Beh, non lo sappiamo perché può, non protegge, può proteggere verso la malattia. Cioè, questa persona è risultata, da quello che ho letto, da questo messaggio, è risultata positiva, ma non vuol dire che svilupperà poesia. sintomi potrebbe anche proteggere se gli anticorpi fanno in tempo. Uh, gli anticorpi e la risposta cellulomediata e uh, la risposta innata fanno, <ride> fanno in tempo a... Uh, a fermare quel virus mm. prima che scenda giù insomma dai polmoni non Beh, lo so questo, eh, la... in questo senso è importante che la gente capisca che deve comunque continuare a mantenere le precauzioni anche se è vaccinata cioè per un po di tempo almeno per il tempo necessario a che ci sia l'effetto protettivo eh, ma questo accade in tutte le vaccinazioni cioè noi quando facciamo una vaccinazione per l'influenza o per o per qualunque altra malattia infettiva, sappiamo che devono passare un paio di settimane prima che, eh, prima che abbiamo l'effetto protettivo. Quando ci facciamo vaccinare per, il, non so, per la febbre gialla, sappiamo che dobbiamo farlo 15-20 giorni prima di partire. Quindi, in quel senso, diciamo dobbiamo comunque eh, continuare a mantenere le precauzioni per un po' di certo, tempo. Certo, Allora, hai detto una cosa, hai detto una cosa mm, importante, giusto. Alberto. allora Tanti dicono io mi faccio il vaccino. Sto a posto, ciao eh no. a tutti qua. No, attenzione, questa è una cosa pericolosissima. Fa, fa il vaccino, il vaccino ha i suoi tempi. Qua, quanto tempo potrebbe passare Beretta? prima che uno Ma come dicevo, fanno. per avere il 95, per avere il 95% di probabilità di essere protetti, bisogna aspettare almeno 10 giorni, una settimana 10 giorni dopo la seconda sì. uh, dopo il secondo richiamo, ok? Quindi totale, uh, questo vuol dire che in totale 40 giorni eh, sono 5 settimane. Sì, dal prima settimane. Da, dalla prima sì, dalla, pr dalla prima dalla prima quindi no, no, eh, Pfizer, Pfizer sono tre settimane fra la prima e la seconda, quindi sono quattro settimane e mezza, cinque settimane dalla prima per avere la protezione totale. Sì. L'altra la moderna sono quattro settimane fra la prima e la seconda, e quindi, quindi una settimana in più. Stazione. Quindi smontiamo un'altra cosa: che uno si fa il ah. vaccino e parte. No, non, no, no, quello, no, non questo vale questo per però è vale, è vale per tutti i vaccini, cioè certo, non è... certo, vale tutti. R, r, torniamo al discorso che facevamo prima, cioè è vero che c'è probabilmente stimolo all'immunità innata, questo potrebbe essere una cosa estremamente importante da sapere, ma dal punto di vista pratico cambia poco, okay? cioè, certo. la, la, quello che dicevamo prima delle tre è estremamente interessante per noi per capire altre cose che poi magari su cui torneremo domani, su, su quando certo, si parla di monoclonali, Esatto, queste cose qua. Però, dal punto di vista pratico bisogna eh, tenere presente che, come tutti i vaccini, eh, lavora sull'immunità acquisita, cioè anamnestica, e quindi ha bisogno di tempo per funzionare. Ecco okay. cioè. Quindi ricordiamoci che, forse, se non ho capito male, eh, c'è certezza, ci sarebbe certezza sul fatto che blocca l'insorgenza della malattia. Però non è detto che non trasmetta l'infezione. Mm -hmm. Quindi, chi si fa il vaccino lo fa per se stesso in questo momento, dopodiché. Speriamo che questo, oltre a salvare la singola persona, a, a, a proteggerla, a, possa servire anche per proteggere gli altri, però questo si saprà nel tempo giusto. Allora, la, la, la Pfizer ha in corso, allora, spiego un attimo qual è la problematica, perché è molto importante spiegarlo, c'è un po' di confusione su questa cosa qua. Allora, perché non sappiamo se questi vaccini proteggono anche contro l'infezione? Perché per, per saperlo nel corso della sperimentazione Pfizer e Moderna avrebbero dovuto fare il tampone. 40.000 volontari tutte le settimane, cosa praticamente infattibile. Okay? Allora, hanno usato dei surrogati, che sono le, le seroconversioni, i tassi di seroconversione, però i dati, sulle, cioè i tassi di seroconversione nel gruppo, vuol dire sostanzialmente a posteriori, da, con un ritardo di due settimane, quante persone si sono infettate, però tieni presente che bisogna usare degli anticorpi, cioè, Siccome il vaccino già ti di rende siero, siero positivo, devo usare dei test particolari contro l'N, eccetera, non sto dietro nei dettagli. però diciamo sostanzialmente: Pfizer ha annunciato che avrà i dati sulla riduzione delle, della trasmissione fra tre mesi. Ok, Moderna non ha, non, che io sappia, non si sa so come farà. Uh, questi sono dati che sa, Moderna No, chiedo sulla Moderna ha già fatto vedere dei dati, però sui numeri. Po scarsi numeri, però incoraggianti: c'è un diciamo, 50-60 di efficacia. Ma numeri piccoli, quindi ancora troppo preliminari. Quindi, fra qualche mese sapremo se questi vaccini possono anche proteggere contro l'infezione. Quindi, signori, distanziamento, mascherina. Ricordatevi che eh, chi si fa il vaccino deve aspettare tot settimane, che non si sa ancora se lo trasmette. Quindi, deve essere eticamente responsabile si è fatto il vaccino per sé però si deve ricordare che magari lui è protetto e gli altri non è detto che non gli trasmetta l'infezione questa cosa qui a questo punto chiedono tutti la stessa cosa perché l'Italia ha investito molto in AstraZeneca e cerchiamo di capire BioNTech Pfizer, Moderna AstraZeneca Oxford sarebbe Sputnik 5, Sputnik 5, è, che è il russo, e il Sinova C, se non ricordo male, che è invece il cinese. Quali sì. sono le differenze tra questi? Ok, diciamolo chiaro: chiaro, senza farci pensieri di influenzare qualcuno, diciamo la verità scientifica. Il resto non ci frega niente. Chi vuole. Ah, vai. Voi due, Alberto e Stefano. Allora, come ha detto Alberto e Stefano, i due RNA sono, sono già chiari, insomma, penso, no? quindi sono i più semplici di tutti e si basano sul fatto che la proteina Spike viene prodotta dalle nostre cellule su istruzioni del vaccino. Okay? Perché l'RNA entra nelle cellule, interagisce con la fabbrica di proteine. E fa fare la proteina Spike, e a quella il sistema immunitario risponde, in, poi ci c'è un'altra categoria di vaccini che sono quelli in cui si mette il gene della proteina Spike in un cosiddetto pseudovirus, cioè in un vettore che è un vettore adenovirus. Che è un, un vettore adenovirus. qualcosa che trasporta qualcos'altro per. È una, come dice il termine, no? cioè, esatto, è una molecola di DNA che appartiene a un virus che ha un basso potere replicativo, cioè che non si moltiplica nell'organismo, ma esprime qualunque gene che noi gli mettiamo dentro. Quindi se noi gli mettiamo il gene per la spike protein e quel virus lo porta dentro, diciamo viene iniettato anche quello nel muscolo, eh, il virus infetta la cellula, il DNA entra nella cellula e viene letto producendo una molecola di RNA messaggero. Quindi anche questo funziona attraverso l'RNA messaggero, però in questo caso l'RNA messaggero è il prodotto del DNA. Okay? Quindi eh, si fa un passo, diciamo, un passo indietro. Il problema con, questa, con questo tipo di uh, vaccino è che naturalmente, siccome ci vogliono anche in questo caso due dosi, Bisogna usare due vettori diversi per le due dosi. Perché, altrimenti, se usiamo lo stesso adenovirus, noi possiamo produrre anticorpi contro anche le proteine del virus, del vettore, okay? non solo contro la proteina spike. Quindi, la seconda dose deve essere fatta di proteina spike in un contesto diverso. Deve esserci un adenovirus differente che eh, non venga riconosciuto e non dà una risposta. Violenta, diciamo, secondaria, non è un richiamo, eh? non è un richiamo perché il ceppo è diverso dal primo, mentre la proteina S funziona come richiamo, vero e proprio, quindi la quantità di anticorpi che può essere prodotta dalla contro la proteina S sarà certamente maggiore. Quindi in questo caso è un passo in più: diciamo, che si fa: si mette il gene per la proteina S dentro a un vettore, il vettore. È un virus che non si replica molto, diciamo che ha poco potere replicativo, quindi non infetta la persona, ok? però funziona, produce un RNA messaggero che quindi si comporta un po' come quello del, del Pfizer. Però questa, questa tipologia può portare più problematiche, meno problematiche? No, beh, uh, diciamo che può portare problematiche se si utilizza come vettore un adenovirus... Che è molto diffuso nella popolazione, cioè mh, perché gli adenovirus sono presenti nelle popolazioni umane e se sono presenti, noi produciamo anticorpi contro questi adenovirus. Quindi, se noi già abbiamo anticorpi contro il vettore, diciamo che l'efficacia del vaccino è, è più ridotta. Eh? Sì. Okay. ok, gli altri? Stavo parlando di altri. altri. C'è, uh, <coughs> diciamo che ah, questo discorso degli adenovirus riguarda soprattutto quelli quello russo perché scusate non ho detto l'adenovirus che usa astrazeneca è un adenovirus di chimpanzé nel sì, ecco, sì, sì, quale sì. noi non abbiamo anticorpi quindi non c'è un problema con eh, il vaccino russo utilizza un uh, adenovirus umano e lì potrebbe esserci il problema di una scarsa efficienza perché naturalmente l'adenovirus umano eh, eh, circola nella popolazione e quindi noi potremmo avere una, una efficienza ridotta. Però se si guarda bene l'articolo, diciamo che eh, ci sono parecchi dubbi, c'è stato un po' di bagarre su questo, su questo... Ma anche il russo, anche Sputnik so. usa lo stesso no, 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 questo è un articolo uscito su Lancet. No, dicevo, anche eh, il vaccino russo, Sputnik, utilizza coronavirus sì, 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 sì. umano. Quello, quello utilizza sì. un adenovirus umano, sì. Quindi sono e poi... tutte e due così e così... Tra virgolette, uh, beh, insomma, funzionano nel senso che se si vedono i dati di AstraZeneca prima che eh, rovinassero un po' la sperimentazione, perché hanno, come fa Alberto, <ride> hanno fatto, un, hanno commesso qualche ingenuità, diciamo, nella fase, nella fase di progettazione delle, della, della sperimentazione. Eh, I dati erano, erano abbastanza convincenti. Um, volevo dire poi che. Bisogna vedere i dati poi definitivi, mm. sia sul vaccino russo che su quello di AstraZeneca. Ma i risultati ci saranno, penso, tra un paio di mesi o tre. Perché devono rifare praticamente tutta la sperimentazione. È il guaio ma è che parte. noi abbiamo perlomeno. Perlomeno è vestito tanto su AstraZeneca, sì, mi, certo, mi certo. viene un po' da ridere, però è così. No, beh, ma era promettente perché, eh, sì, sì, no? sì, sì, sì. Era promettente perché, come ha detto Stefano. Eh, il vaccino di AstraZeneca è stato costruito con un vettore che è stato costruito per SARS-CoV-1 <ride> mm. e quindi c'era già tutta la, la piattaforma tecnologica e quindi in quel senso diciamo che sembrava logico, non aveva dato problemi con uh, SARS-CoV-1 e anche con Ebola e anche con MERS, era stato fatto diciamo il MERS è quello dei cammelli, quello che viene trasferito direttamente dai il cammelli. MERS. E, e Quindi sembrava un vettore molto soddisfacente. Eh, Quell'altro è il vaccino cinese, il vaccino cinese della Sinovac, sì, Sinovac. Che, è, ehm, che è un vaccino costituito dal SARS-CoV-2 inattivato, inattivato. Per una sostanza chimica. Okay? Eh, e, e lì eh, naturalmente c'è tutto il virus, non c'è solo la proteina spike. Okay? E quindi quello può, potrebbe portare a delle problematiche di cui parlerà magari domani meglio Alberto perché lui è, ha fatto proprio ha scritto un articolo molto, molto chiarificatore su, questo, su questa cosa uh, su questo, si Alberto uh, Alberto che problema può portare? Ma allora, innanzitutto uh. Uh, voglio dire che uh, il problema del vaccino cinese al di, al di là delle di quello che pensiamo noi come ricercatori, che sono, sono sempre ipotesi, teorie, tutto quello che vuoi. E il problema del vaccino cinese è che non c'è nessun dato, cioè sì. ci sono dei dati della fase 1-2, ma non c'è uh -huh. nessun dato pubblicato di fase 3. E quello che volevo dire prima è che la, se io devo scegliere in questo momento, scelgo per forza i vaccini americani, perché quelli i dati ho, ho accesso, li posso leggere, li posso sì. analizzare. E quelli che mi danno i cinesi... Non ho la minima idea di, di, di cosa saranno que, quei vaccini, capisci? Questo è il primo problema. Il problema me, di metodo proprio specifico del, del, del virus intero inattivato è che uh, secondo me c'è il rischio. Allora, quando uno, una persona si infetta contro il, con il coronavirus, fa anticorpi, come dicevo prima, che possono bloccare quella famosa spike che si lega al recettore che sono quelli buoni, ma fa anche un sacco di anticorpi che non servono assolutamente a nulla. Okay? E che addirittura. Potrebbero anche non far bene, okay? potrebbero creare dei problemi, uh, fenomeni di. Si chiama in termini, si dice la malattia aumentata dal, 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 dagli anticorpi, ci sono, ci sono dei, dei, diciamo delle, delle terminologie immunologiche molto specifiche. Questi eventi. Non sappiamo, non abbiamo la mia idea di che che tipo di anticorpi vengono prodotti quando ci, eh, i cinesi vaccinano con questo virus intero inattivato. Qui esprimo un'impegno un di personale, eh, perché non tutti la condividono, devo dire, non, non sono tutti d'accordo. Su quel vaccino io avrei qualche dubbio in, in questo momento, proprio per questo rischio qua, di, di, di un'esagerata risposta. Uh, ecco. Io so okay. che su quel vaccino c'è una sperimentazione qui in Cile, perché il Cile ha, ha posto un'opzione molto pesante su quello. Per cui adesso stanno arrivando i vaccini dell'AstraZeneca mm. con cui si vaccineranno medici, personale delle scuole, politici e così via. E poi arriva il vaccino cinese con cui ci, probabilmente ci dovranno eh, vaccinare tutti quanti, la popolazione normale. Ora, io spero che nel frattempo escano questi dati pubblicati sulla sperimentazione di fase 3 clinica, diciamo, per mm. avere qualche, qualche indicazione o qualche dato che in qualche maniera diciamo ci, ci tranquillizzi uh... domani comunque voglio solo ricordare a tutti quanti che uh, oggi abbiamo fatto due ore ok ah, sono okay. tante io ci starei pure cinque ore allora il problema allora io mi guardo tutte le domande adesso vi faccio rispondere a un paio di domande e poi io mi rivedo tutto quello che è stato chiesto e domani inizieremo subito con i dubbi delle persone però oggi abbiamo smontato tante cose ok cioè. uh, allora uh, prima mi ha chiesto dov'è dov che me lo sono perso allora, allora vediamo un po vorrei sapere paolo zanzoretta zanzottera zanzottera vorrei sapere se chi ha avuto il covid ed è guarito e protetto, ma può essere portatore del virus ad altri, è come se fosse stato vaccinato almeno un po'. Uh, Alberto, vuoi rispondere tu? <ride> well. eh, eh, il fatto, il fatto della, delle reinfezioni, eh, eh, non so se Stefano tu. Eh, No, io, io non, non capisco bene la domanda, cioè eh, se uno è guarito e protetto non è portatore ah, È una doppia domanda. allora, ah. il, il, non lo allora se una persona è immune, okay, allora l'immunità dopo l'infezione e la malattia okay, c'è. Sappiamo che dura almeno otto mesi, non possiamo sapere di più perché non abbiamo più, ovviamente non abbiamo più storico di, più lungo di otto mesi. Eh, non tutti ce l'hanno, c'è cioè circa un 5% che purtroppo la perde molto rapidamente, questo è un, è un grosso problema, perché, per cui ci sono numerosi casi di reinfezioni, però sono comunque in percentuale abbastanza limitati e uh, non sappiamo se l'immunità che conferisce l'infezione, conferita dall'infezione dall e dalla malattia, è, è così forte da impedire alla persona di essere portatore di un virus. Okay? Uh, questo non possiamo dirlo con certezza perché non abbiamo, non abbiamo dati. Uh, quello che, per quanto riguarda i vaccini, lì ancora si pone un problema, nel senso che i, i dati che abbiamo a disposizione sperimentazione moderna ci dicono che il vaccino fatto a persone che hanno già avuto la malattia, che quindi sono già diventate, state sieropositive ha lo stesso profilo di sicurezza anzi addirittura migliore perché ha meno effetti collaterali so che gli effetti fastidiosi mm. di, di, di una persona normale quindi non c'è rischio a, a, a fare il vaccino a una persona che ha già avuto la malattia che è immune ovviamente in questo momento ci si domanda se vale la pena di farlo perché abbiamo esatto. pochi vaccini quindi è inutile andare a farli quelli che sono già immuni andiamo a, far, a coprire quelli che sono immuni questa è la problematica ok invece vedo un'altra una domanda che sta ricorrendo spesso è Uh, vogliono capire se questi vaccini e quali uh, sono ancora in fase sperimentale o l'hanno superata. In generale tutti quelli di cui abbiamo parlato. Allora, allora i, due, posso... i due RNA, ah sì scusa eh, Stefano. No, no, stavo rispondendo come te, Guardate, i due il Moderna e il Pfizer hanno ottenuto dall'Emea e dall'FDA eh, l'autorizzazione a fare la, la vaccinazione diciamo di massa per scopi emergenziali ma eh, la, la sperimentazione come diceva anche alberto deve continuare almeno altri quattro mesi ma eh, comunque eh, non c'è dubbio che daranno risultati un risultato positivo quindi siamo ancora in fase emergenziale se è questa la domanda ma questo non vuol dire, non vuol dire che siamo delle cavie, ancora, rientra nell'aspetto della farmacovigilanza, io la vedrei così, in questo senso. Non so se gli altri due sono d'accordo. Sesideriamolo, eh, sì. chiariamolo, chiariamolo meglio, cioè già hai chiarito sì, bene: sì, la, Però la allora vuol dire che le due agenzie regolatorie hanno detto alle aziende: OK, ti do in via, in via diciamo, in considerazione della situazione okay. attuale. Di estrema gravità, di centinaia di migliaia di morti tutti, tutti i giorni, ti do l'autorizzazione a dare il vaccino agli stati perché gli stati facciano le loro campagne vaccinali, tu però mi devi completare la, 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 la sperimentazione per altri quattro mesi, quindi finirà fra tre mesi a questo punto, che un mese è già passato, ok? Quando alla fine dei quattro mesi ti darò l'autorizzazione definitiva all'immissione in commercio, quindi a partire da quel giorno potrai cominciare a venderli i vaccini. Okay? E, uh, nel frattempo, però, le persone che vengono vaccinate col tuo vaccino devono essere sorvegliate con un sistema di farmacovigilanza, che è un sistema mm. che tutti gli stati, tutti i sistemi sanitari nazionali stanno mettendo in posto e che stanno mettendo appunto anche in Italia. Sì. Ok, va bene. Io direi che se vogliamo chiudere con un commento a testa, partirei da Stefano Buttò, e così ci diamo appuntamento poi per domani mattina. Buttò, come chiudiamo questa prima serata? Guarda, sì, io volevo fare eh, una considerazione più sociale. Eh, perché vedo eh, persone che dicono: Tu sei libero di vaccinarti, io sono libero di non vaccinarmi. Finché siamo liberi, siamo in democrazia e questo facciamo. No? Io rispondo che questo non è la libertà ma è, un, è il liberismo, perché la, dobbiamo ricordarci che viviamo in comunità, in una comunità. Allora, se adesso ammettiamo che parte, anzi no, ammettiamo, la vaccinazione parte, dobbiamo arrivare a una copertura vaccinale non so, del 70, 72, 75%, tutti coloro che decidono di non vaccinarsi... Perché non ci credono, fanno prima tu, poi vedremo. Sono persone che rallenteranno questa copertura vaccinale, e quindi andranno a impattare enormemente sul benessere della comunità, sulla vita delle persone della comunità. Quindi il discorso tu sei libero di vaccinarti, io non sono, io sono libero di non vaccinarmi, a mio parere non regge. E non solo, ma questo è sempre il mio parere perché eh, lo so che vado a toccare un aspetto molto molto delicato se non si riesce ad arrivare a questa copertura vaccinale per me, purtroppo, ahimè si dovrà arrivare a rendere obbligatorio il vaccino questo eh, è un pensiero mio poi <ride> attaccatemi, lo non lo so eh, però questo è quello che penso e certo, poi il discorso di costi benefici che dicevamo all'inizio cioè, la gente deve cominciare a capire che Uh, a parte si rischia la vita che vuoi passare, sì. la vita ancora chiusa in casa, vuoi ancora danni economici nel sistema economico, nel lavoro, sì. nel sociale, problemi. Qui è stata ospite, ci tornerà di nuovo la, la Ferraris Alberto Ferrari, no? Anna Olivero Ferrari scusate adesso mi sfuggiva sono, sono, sono stanco eh, perché da stamattina che sto preparando questa cosa ero pure abbastanza preso e c'è un problema psicologico dei bambini eh, che avremo una società a parte dico io sarà la, so la, sarà la generazione dell'orecchia svendola per queste mascherine eh, perché è così però ah, avranno problemi di, di, di socializzazione e cose del genere Signori, costi e benefici, ma che vogliamo fare? Vogliamo andare avanti qualche altro anno con questa storia? Io, eh, un... come, diceva, come diceva Alberto, prima è complessa la questione perché, perché uh, se tu rendi obbligatorio il vaccino a livello politico, diciamo, sì. Uh, sì, beh, certo. e non lo restringi soltanto a quelli che sono ad alto rischio, si rischia di, vabbè, di non averne abbastanza per tutti e eh, di ridurre il rapporto beneficio-rischio, diciamo, se lo usi, se sei obbligato a usarlo sui giovani che non si, non si infettano praticamente. No? Quindi, eh, okay. E poi c'è l'altro discorso che, che eh, non, sappiamo, eh, non sappiamo ancora. Uh, a meno che non si facciano dei test specifici in cui si veda, uh, veda un'altra proteina del SARS-CoV-2, si vedano gli anticorpi contro un'altra proteina del SARS-CoV-2 che non c'è nel vaccino, uh, c'è questo rischio che eh, noi non sappiamo ancora, per questo motivo non sappiamo se il vaccino protegge soltanto la persona o se abbassa anche la probabilità che la persona infetti gli altri. Quindi diventa molto problematico perché, guarda, io l'ho le, le letta di tutte oggi. cioè Ho letto, eh, sì, vai, vai avanti, te che a me mi scappa da ridere, cioè, non è così. A, a, ad altri, come per esempio il personale medico, che ti dice: No, io non mi voglio vaccinare, eh, quello convinto, diventa un sì, problema. Se mi vaccino, io lo stesso posso infettare. Uh, però, voglio Ma. dire, anche qui il discorso è che non funziona neanche l'egoismo. Capito? Non funziona l'egoismo. L'egoismo dovrebbe portarti a vaccinarti perché tu sei, sei protetto. Brava, quello che dicevo prima, cioè questa è la degna conclusione: di scienza show. Cioè non siete manco capaci, lasciamo stare. Abbiamo smontato mezzo mondo. Domani faremo la sintesi, ma non sei manco capace È allora, quello che mi diceva uno oggi. Abbiamo fatto tutta una storia. Dice: Senti, io che me lo faccio a fare il vaccino, tanto non è sicuro che non infetto. Ho capito, ma fesso mio, ma intanto ti proteggi tu. Ma fai l'egoista hai fatto un passo avanti. Gli altri eh, amen. No, hai ragione, non funziona manco l'egoismo. Sai che non ci avevo pensato a questa cosa. Ma porca miseria, mi hai distrutto la notte. Stavro No, non so cosa ne tetto, però insomma. Ma io, pe io penso che allora, sono d'accordissimo su questo discorso qua del minimizzare il risultato dicendo oh, protegge solo contro la malattia ma non contro l'infezione. È una gran stupidaggine perché se eh. fossimo tutti vaccinati e nessuno si ammalasse più di Covid, questo virus diventerebbe eh. un virus totale. Inutile, no? cioè, probabilmente smetterebbe anche di esistere perché, non, anche se gira, comunque con i non malati, gira a livelli molto bassi, no? quindi a poco a poco si estinguerebbe. Quindi, certo. questo discorso, qua, la, eh, teniamo presente che è comunque un grandissimo risultato avere un vaccino che protegge contro la malattia. Certo. Certo. Io, io sul discorso dell'obbligatorietà. Di per lo meno ho, ho riflettuto molto. Secondo me è, è, è assolutamente prematuro parlare di obbligatorietà, non possiamo farlo in questo momento. Abbiamo bisogno di finire che, che queste sperimentazioni che stanno facendo le, le cose finiscano, che ci siano le autorizzazioni definitive, non quelle temporanee, non condizionate, e soprattutto abbiamo bisogno di convincere la gente che stiamo facendo le cose bene. Cosa che secondo me è un messaggio che forse con questa trasmissione magari riusciamo anche a far passare. Tuttavia, se guardo quello, le comunicazioni che vengono fatte come vengono fatte Venga. qualche dubbio mi viene cioè la gente ah. io sono circondato di gente che è tutt'altro che Novax però mi telefono e mi dice alberto ma come sta storia come qui come là la, 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 la strazenica l'altra cioè, cioè i dubbi è talmente complessa l'operazione e c'è stata una tale pressione comprensibile della politica del, del sociale per arrivare a, 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 al risultato che la gente un po qualche dubbio ce l'ha ed è anche tutto Assolutamente legittimo che ce l'abbia. Quindi, noi abbiamo avanti un periodo in cui dobbiamo convincere, non obbligare. Okay? Alla fine di questo periodo, in base a come andranno le cose, su certe categorie, secondo me, l'obbligatorietà uh, potrebbe essere assolutamente giustificata. Non su tutti, però, su, su certe categorie. Allora, io okay. su questo aggiungo una cosa da giornalista scientifico, quindi da persona che si occupa della mm. comunicazione della conoscenza scientifica e tecnologica. Eh, c'è stato allora c'è fondamentalmente un, un grande errore nei media eh, quello di pensare che tutti i temi li può trattare un qualunque giornalista in maniera eh, perché la notizia il giornalista la deve saper trattare allora esiste e lo dicevamo anche con alberto scherzando tante volte il giornalista sportivo esiste il giornalista economico Esiste il giornalista del gossip del gossip, ma stiamo Specialità. del gossip specializzati nella moda che va benissimo, ma i direttori non si mettono in testa che la scienza è una cosa che va trattata da professionisti che si occupano di scienza perché quando io parlo con Beretta, Boutò e Clivio se mi prendono per il culo io me ne accorgo lo so lo capisco perché vivo in un ambiente dove alzo il telefono, siccome vivi nell'ambiente tu sai chi dice cazzate, chi vuol fare politica e si presenterà in politica ed è successo e accadrà, e chi è serio. Perché nella vita non è che uno scienziato, è serio per forza, come ci sono i carabinieri che delinquono, i poliziotti, gli infermieri che uccidono, cioè l'uomo è uomo. Solo chi vive l'ambiente può capire l'ambiente. Ci vogliono giornalisti specializzati nella scienza per trattare queste cose. Ed è un cambiamento mentale dei direttori perché sono convinti che il giornalista va bene, ma devi saper fare tutto. Ma no, il mondo diventa iper specializzato e come vediamo, eh, tutta questa storia che la gente è confusa, c'è i dubbi perché ti trova il medico che vuole fare lo scienziato. Il medico è una cosa, lo scienziato è un'altra per me. E poi ti trovi il giornalista che faceva sport ha fatto l'articolo di sport l'altro giorno e si mette a scrivere di Covid, ma chiamando chi? chi chiama? L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, claro. ma io non l'ho capito. Cioè, non lo so, non so se mi sono spiegato. È una cosa grave è molto gra È anche grave che alcuni presidenti di associazioni cui faccio parte, giornalisti scientifici non prendono posizione. È come se l'associazione non esistesse devi prendere posizione okay? e spiegare ai giornali che non tutti possono scrivere di tutto, come non tutti gli scienziati possono occuparsi di tutto, cioè c'è cioè lo scienziato che fa fisica, eh, che si è messo a fare tutte le curve, abbiamo visto fi il fisico ci sta perché la costruzione di modelli epidemiologici nasce su una multidisciplinarietà che ha bisogno del fisico, del biologo, di quell'altra, ma c'era gente che non ci ha proprio niente e che la gente seguiva perché era solo uno scienziato. Sì. Ma noi abbiamo avuto scienziati che hanno dato i numeri, ok? Anche questa volta, ok? Sono gli stessi della memoria dell'acqua e noi sì, la memoria sì. ce l'abbiamo lunga. Non posso sì. fare nomi che poi che, che poi mi querelano, i nomi non li conosco. No, l'abbiamo sputato bene quella l'abbiamo smontata eh, abbiamo bene. Abbiamo fatto una puntata ad hoc. Sì. Signori, sì. oggi abbiamo raccontato le cose come stanno. Succederà anche domani. Per favore, se ci avete dubbi, i dubbi sono come abbiamo detto: i dubbi sono cosa umana, e per tutto il resto c'è scienza. <ride> no. Allora, grazie a Fano Butto, studio Ciao. superiore di sanità. Grazie a Alberto Beretta, immunologo e aggiungo come ciao, ciao, ciao. di fama mondiale ciao, sì. okay, ciao Alberto saluto anche la, la nostra Epifania che è andata via perché l'ha chiamata, chiamata un bambino degli alti alti livelli dove andare a Monte Napoleone per, per, fare, per fare una consegna in anticipo perché ci sono bambini che vogliono aprire i regali prima della Befana, noi il giorno prima la settimana prima e ci sta, eh, però Alberto uh, un punto Beh, che mi, dici? È piaciuta. mi è piaciuta molto, nel senso che loro due sono, sono gli esperti e, sono, e hanno fatto capire, diciamo, le cose importanti. E le cose importanti sono che eh, il vaccino è una delle componenti del nostro comportamento che dobbiamo curare eh? e per un po' di tempo dovremo continuare a farlo diciamo anche se ci vacciniamo e quindi eh, dobbiamo continuare diciamo a utilizzare la maschera come vaccino per ridurre la probabilità di infettare gli altri Distanziamento maschera, maschera, distanziamento. Allora, la cena di Natale quindi un po' di egoismo per Bravo. vacciniamoci e un po' di altruismo, usiamo lo stesso, la stessa mascherina se abbiamo paura di infettare gli altri. Equilibrio, equilibrio, equilibrio sì. Sì. etica. Allora ti racconto un episodio e qui eh, vi, vi saluto a tutti, mandiamo poi la sigla. Ehm, la storia è questa: la... per prepararci alla cena. Di Natale con i miei suoceri, abbiamo deciso di farci i, i test, quelli molecolari. Sì. Uh, e gio, tipo il giorno prima, se non ricordo male, tutti quanti, okay, compreso, sì. la bambina, certo. compreso la bambina, per poter stare insieme e goderci sì. la, la, la serata di Natale. Okay? Sì. Okay. Ci siamo fatti tutti i negativi tutti negativi abbiamo passato la, la cena di natale con le mascherine C è. C è. ok perché andava fatto certo. non sappiamo come vanno le cose siccome la vita è preziosa certo. i bambini, la bambina aveva diritto a stare insieme a tutti i nonni eh, però in sicurezza perché certo. Qua non si scherza, una ne abbiamo di vita e, e, e cerchiamo eh, sì. di tenercela molto, sì. molto stretta. Caro sì. Alberto, allora stasera è andata: è andata, so bene, so me, insomma, sì, 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 è andata benissimo perché eh, i tuoi colleghi che tu mi avevi segnalato erano degni di tutti gli altri che mi hai segnalato, certo. eh, sono persone di altissimo livello. Uh, magari siamo andati molto lunghi, non siamo riusciti a fare proprio. Eh, c'era molta carne al fuoco, però domani mattina facciamo una sintesi, poi ci risentiamo con te. E facciamo una sintesi. Facciamo magari una, una um, domani, prima dell'inizio della puntata, stiamo un po' più di tempo come sì, anteprima sì, sì. per fare una sintesi, rispondere anche a domande. Poi partiamo perché c'è anche la storia dei monoclonali. <ride> monoclonali, eppure qui. Io già vedo ridere qualcuno in regia, monoclonali. Facciamoci, ma che ci facciamo a fare i vaccini? Porti i monoclonali, ci spariamo i monoclonali e siamo tutti a posto. E non è così. No. E non è così. E questo lo, lo scopriremo domani. Va bene? Ok. Uh, allora, uh, io dico la prima frase e la seconda dici tu. Dubitare umano. Per il resto c'è scienza show direi che possiamo iniziare eh dobbiamo iniziare io vedo già gente molto iniziare. interessante oggi molto interessante allora tanto tanta serietà tanta eh, scienza rigorosa ma a modo nostro